The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end. Soft lies, the end of nights we try to die. This
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Is calling us.
get up. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock. Soft light.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway. Baby.
snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles, ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside, father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. Blue bus.
Yeah. All right. Yeah. 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 This is the end, you gentle friend. This is the end. Senza fatte e soluzioni, la castità non te regge più, la verginità non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non te regge più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Niga, non te regge più. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, dribbla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, non te regge più. Gianni Brera, non te regge più. Bearzot, non te regge più. Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour. Non te regge più. Immunità parlamentare. Non te regge più. Abbassale. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire non te regge più. Il nostro è un partito serio, certo, disponibile al confronto, d'accordo, nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud il sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto te. Dove sei tu? Non te regge più. Il bricolage non te regge più. Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, su
sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Carten Gucci, porto belle illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a dama c'è chi fa la patta, a sette e mezzo c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente. E allora amore mio ti amo, che bella se l'anniversa, ci giurerò, è meglio, che bella se, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella se, che bella se, non te regga più, che bella, l'anniversa, ci giurerò, sei meglio, che bella se, non te regga più. Buonasera a tutti, benvenuti. E siamo qui per questa serata con Oscar Giannino. Presentazioni mi sembrano superflue, vista la risposta del pubblico. Io lascerei subito la parola ad Arianna Visentini, che è la referente locale di Fermare il Declino, movimento lanciato nei mesi scorsi. Poi cercheremo di capire bene anche con quali ambizioni di tipo politico. Arianna ci presenta il movimento a livello locale. Grazie, mi tocca rompere il ghiaccio, spero di fare del mio meglio, di essere all'altezza dei nostri ospiti che comunque voglio salutare, salutare a nome di tutti, e sono naturalmente Oscar Giannino, lo conoscete, ed è il promotore del movimento Fermare il Declino, di cui poi ci parlerà, e Flavio Pasotti, che invece è un coordinatore regionale. Chi sono io? E perché parlo e vi rubo tre minuti? So che non siete qui assolutamente per me, e quindi ci tengo a stringere i tempi, anche se poi è vero che quello che da livello nazionale arriva, noi dobbiamo essere capaci di tradurlo a livello territoriale. Quindi mi permetto di rubarvi questi pochi minuti, sperando di rivederci. Io, quando si è costituito il movimento, quando è stato pubblicato il manifesto a fine luglio, ero un'osservatrice attenta, perché la mia esperienza degli ultimi anni di imprenditrice, di madre, di cittadina, mi ha portato senza dubbio a fare attenzione, ad essere anche stanca e a fare molta fatica a gestire la mia quotidianità. Avevo assolutamente necessità di trovare una via d'uscita e una speranza di ripresa. Credo che Fermare il Declino sia una proposta interessante, anche se qualcuno la reputa e l'ha in qualche modo definita, poi ne sentiremo parlare molto meglio, come dire, sintetica o a tratti essenziale, economicista, astratta. Questo è vero, ma noi abbiamo bisogno che quei punti, quei 10 punti di cui poi Oscar e Flavio Pasotti vi parlano, abbiamo bisogno che vengano realizzati. Questo perché credo che dare spazio e tornare a dare fiducia a chi quotidianamente fa uno sforzo incredibile per tenere in piedi le proprie imprese, fa uno sforzo incredibile per tenere in piedi le proprie famiglie e ha molto da perdere, credo che abbia assolutamente bisogno di essere supportato. Il comitato che si è creato a Mantova è un comitato di persone che credono nel manifesto. Siamo una quarantina di attivisti, siamo arrivati ad organizzare questa serata in pochissime settimane, per cui io questa sera rappresento non solo me, ma quelle persone che hanno creduto che si potesse arrivare a riempire questa sala, di questo ringrazio anche voi. Però volevo aggiungere un dettaglio.
noi siamo qui, ma abbiamo molto da perdere da questo sforzo che stiamo facendo, e credo che debba essere la differenza, cioè che chi si impegna civicamente, io non so se diventerà un movimento politico, comunque tutte le condizioni ci sono perché si trasformi in una forza politica. Se questo accadrà, io spero che le persone che aderiranno a questo movimento siano persone che hanno molto da perdere dalla loro vita, che hanno dei figli, che io stasera ho lasciato a casa, che hanno delle imprese, che al mattino quando si alzano vanno in azienda e i colleghi e i soci li guardano male perché comunque dovrebbero essere lì, e hanno una vita gratificante, perché è soltanto chi ha molto da perdere, chi considera la politica un mezzo che può davvero restituirci una speranza e anche la garanzia che il tempo che viene speso perché è uno strumento per raggiungere un bene che è comune. Questo è il mio auspicio, per questo lo pretendo da me stessa, l'ho preteso anche dalle persone che sono entrate nel comitato insieme a Flavio. E credo, coerentemente con la filosofia di fermare il declino, abbiamo fatto anche delle scelte e abbiamo deciso che fermare il declino almeno all'inizio dovesse essere un luogo nel quale c'era gente nuova, gente che promuoveva un ricambio della classe politica, gente che aveva voglia di esserci con parole nuove, strumenti nuovi. Non siamo dei professionisti, quindi qualcosa stasera non andrà e qualcosa non è andato nelle scorse settimane. Fermare il declino non è perfetto, ma se ci credete, noi ci stiamo provando. Spero che poi avremo modo di darvi qualche ulteriore dettaglio. Grazie. Buonasera, Flavio, sì. Pasotti, piccolo imprenditore, temporaneamente prestato a fare uno dei coordinatori regionali di Fermare il Declino. Prima precisazione, Arianna, io non sono d'accordo con te, capita qualche volta, non è vero che qualcosa non è andato bene, a me sembra che la serata dimostri che le cose stanno andando molto bene. Io vi ringrazio di essere qui con noi questa sera, vi ringrazio perché in una qualche misura partecipate a una straordinaria avventura, vi assicuro straordinaria. Questa operazione è partita il 28 luglio con un manifesto firmato, promosso da 7 illustri personaggi e da un qualche centinaio di amici, di persone non conoscitissime, ma che sul territorio avevano una propria credibilità e un proprio rapporto di stima con molte altre persone. E mentre tutta l'Italia si preparava con le mutande e l'occhetta ad andare al mare, è bastato presentarlo e sono arrivate 18.000 adesioni in 2 settimane. Una cosa assolutamente straordinaria, un'operazione che mai ci saremmo immaginati potesse andare in questo modo. E in queste 18.000 adesioni abbiamo trovato tante motivazioni diverse. E sapete qual è la motivazione più frequente? È quella a cui faceva riferimento Arianna. Tanti di noi che hanno sottoscritto hanno messo dentro la frase: io non so cosa capiterà ai miei 2 figli, io non so cosa capiterà ai miei figli. La considerazione che abbiamo tutti noi in questo momento è quello di volere mettere la faccia rispetto a una situazione, rispetto a un paese che si è avviato e ha rischiato di fallire. Non la stiamo mettendo per noi, ma la stiamo mettendo per cercare di garantire un futuro ai nostri figli, cercare in una qualche misura di rimettere questo straordinario paese sulla carreggiata dalla quale negli ultimi 20 anni l'abbiamo fatto deragliare. Queste 18.000 persone sono state l'inizio. Nei mesi di settembre abbiamo cominciato a organizzarci, abbiamo cominciato a cercare di capire anche quello che avremmo potuto fare. Forse Oscar stasera ci darà qualche ulteriore idea su cui traguardi che potremmo mettere di fronte. Siamo cresciuti, abbiamo passato le 30.000 adesioni e lo stiamo facendo tutto via internet, quindi sappiamo che c'è un altro pezzo di paese che è pronto, ma che forse a causa del digital divide o forse della carenza di infrastrutture su internet non ci è ancora arrivato. E abbiamo un grande obiettivo, quello di arrivare in poco tempo a 100 comitati aperti in Lombardia. È un obiettivo che ci siamo posti, in realtà segretamente abbiamo un obiettivo più ambizioso, ma partiamo da 100 comitati perché noi vogliamo avere la possibilità di dare voce e di selezionare un nuovo gruppo dirigente per la nostra regione, e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Una regione che è andata a votare, che andrà a votare per una cosa, 'Ndrangheta. Chiudete gli occhi e pensateci un attimo, a casa nostra. Allora, questo è l'obiettivo che noi abbiamo, metterci la faccia,
assumerci responsabilità, perché la democrazia funziona se noi tutti ci assumiamo delle responsabilità, e provare a selezionare per questo paese un nuovo gruppo dirigente. Sapete quando mi sono accorto che forse avremmo avuto successo? Quando un mio amico mi ha fermato una mattina al bar e mi dice: cerca di convincermi delle bontà delle idee di Oscar Giannino. Non sapeva che io mi stavo impegnando con Oscar, e a un certo punto gli ho detto: ma tu lo conosci Oscar? Mi dice: no, io non lo conosco Oscar. E questa è la cosa bella. Noi non cerchiamo né in Oscar né in altri delle idee, ma abbiamo delle nostre idee, delle quali Oscar e tanti altri stanno diventando i portavoce. E questa è la differenza. Chi viene qua dentro è una persona libera, che vota coi piedi, che entra nel movimento, si trova bene, ok, non si trova bene, tranquillamente, senza nessun problema, se ne può uscire. Ma in questo momento abbiamo tante persone che si stanno avvicinando insieme a noi verso gli obiettivi che ci stiamo ponendo e che sono tutti fissati nel 2013. La mia speranza è quella di riuscire ad avere, di portare un contributo a questo paese, alla nostra regione e al paese. Ed è anche la speranza di arrivare il giorno dopo le elezioni del maggio, aprile del 2013 e scrivere un libro su questa straordinaria avventura. Perché guardate, in pochi sono riusciti a fare in 2 mesi quello che abbiamo fatto tutti insieme fino adesso, e ancora in meno avrebbero potuto scommettere che nel giro di 4-5 mesi poteva nascere un movimento nuovo. Un movimento che nasce senza sponsor, nasce in 4 mesi e in 5 mesi arriverà forse a presentarsi alle elezioni. E sapete perché ci riusciremo? Ci riusciremo perché stiamo facendo serate come queste. Ci riusciremo perché noi abbiamo la convinzione di essere in tanti a volere scommettere sul futuro dei nostri figli e sul futuro delle nostre attività professionali. Io vi ringrazio, buonasera. Piccola comunicazione di servizio: alla fine lasceremo un po' di spazio per qualche domanda dal pubblico, quindi chi vorrà avrà spazio per farlo. E io a Giannino, come prima domanda, vorrei chiedere questo. Siamo in questi giorni a un anno dal governo, dall'insediamento del governo Monti. E lei un anno fa era uno dei più accesi sostenitori, comunque un acceso sostenitore della necessità di un cambio rispetto a chi governava il paese in precedenza. Ora lei, come altri, denuncia che non tutto è andato come si sperava. La domanda è: un anno fa avrebbe firmato per ritrovarsi un anno dopo in queste condizioni? E se no, se la risposta è negativa, che cosa ha impedito al governo Monti di dare quella spinta sulla crescita, di avere quella forza rispetto a un Parlamento che è sicuramente ostile rispetto a tutto ciò che può liberalizzare l'economia di questo paese, ma Monti poteva avere una forza di quasi commissario, tale da andare oltre? Che cosa ha impedito questa operazione? Eccoci qua, funziona. Allora, innanzitutto grazie a tutti. E perdonate, ma siccome nella vita giro per teatri e faccio questa roba, attenti nei palchi, perché voi pensate che di qua non si senta, ma si sente quello che dite, tanto è vero che ho sentito 2 nei parchi che uno chiedeva che ora era e così via, quindi no, ve lo dico perché insomma bisogna essere. Poi il problema è che da quei palchi, se vi annoiamo, io mi preoccupo perché ci tirate qualcosa in testa, però insomma grazie al cielo vedo che ci sono in taluni casi anche delle barriere architettoniche, quindi c'è in particolare quel signore che mi preoccupa, che sta proprio sulla verticale della mia testa. Allora, un po' di battute, ma rispondo subito alla domanda. Noi facciamo un po' di domande e risposte, poi magari arriviamo alla fine anche con le domande vostre, come è stato detto. Allora, ti rispondo sinteticamente. Io non nego che nell'autunno dell'anno scorso, dopo aver passato diversi mesi a spiegare a tutti quelli che conoscevo nel mondo dell'impresa e nel mondo della politica che l'Italia stava andando a sbattere la testa contro il muro, a perdere credibilità internazionale, in quell'autunno mi sono battuto tutte le mattine, visto che conduco una trasmissione radiofonica nel gruppo editoriale del Sole 24 Ore, nel spiegare ai nostri ascoltatori che bisognava assolutamente assecondare la caduta del governo Berlusconi. Questo è un dato di fatto. Mi rivolgo a chi di voi ha votato
una volta sì, una volta no, magari per 18 anni il centrodestra. Tentiamo di essere chiari, di andare al bilancio finale di questi 18 anni. Chi di voi, se c'è qualcuno tra di voi o molti tra di voi, che hanno dato un voto per avere meno Stato, meno tasse, meno spesa pubblica, più sussidiarietà, più politiche per la famiglia, in 18 anni ha avuto l'esatto opposto. E la differenza è che nel 2011 era sempre più chiaro che i mercati e l'Europa ci avrebbero chiesto il conto, che il governo non era più in condizioni, aveva perso la credibilità personale Silvio Berlusconi e politica il suo governo per far rimanere l'Italia in Europa. L'Italia era diventata il sospettato numero uno in Europa per il peso del suo PIL, noi siamo il 19% dell'euroarea, per il suo debito pubblico, di far detonare l'euro. Questa era la condizione di fondo e su questo c'è il bilancio storico di 18 anni di centrodestra italiano di Silvio Berlusconi. Quindi io non mi pento di essermi battuto, esponendomi anche a tantissimi insulti degli ascoltatori del centrodestra che erano abituati a ragionare secondo questa nobilissima tradizione del traditore, perché lo scontro muscolare di 18 anni tra sinistra e destra ha abituato anche gli italiani a essere molto muscolari. Detto questo, e quindi riconoscendo che Monti questa promessa l'ha mantenuta, Monti ha ripristinato la credibilità internazionale in Europa, a Washington, a Francoforte, a Bruxelles dell'Italia, e questo è un capitale, è un capitale, è inutile scherzarci sopra. È meglio ricordarci che se l'Italia alle elezioni fa scherzetti, i tedeschi che votano in autunno ci impediranno di nuovo di rappresentare il detonatore dell'Europa, ci mandano al Fondo Monetario, per essere chiari. Però detto questo, con altrettanta sincerità e altrettanta sinteticità, ti dico che sono deluso, sì è vero, sono molto deluso dalle politiche del governo Monti. Perché noi abbiamo, nel piccolo, io sono tra quelli che si sono esposti pubblicamente perché arrivasse il governo Monti, ma noi chiedevamo un cambio di marcia. Un cambio di marcia che era sintetizzabile nelle nostre tre prime proposte, i nostri tre primi punti dei 10 punti del programma, sintetico ma chiaro, che abbiamo, su cui siamo nati il 28 di luglio. Cioè, per impedire di continuare ad andare avanti in questa moria di imprese, di lavoro autonomo, di artigiani, di commercianti, di professionisti, di partite IVA, che strangola l'Italia, che rende questo 2012 la peggior crisi rispetto al 2008-2009, la peggior crisi purtroppo del secondo dopoguerra, bisognava cambiare marcia e dire il decesso di debito pubblico va abbattuto con gli attivi pubblici dello Stato. E a quel punto siamo in condizione di fare quello che ha fatto la Germania autonomamente senza che nessuno la costringesse tra il 2002 e il 2007, cioè tagliare spesa pubblica ma non a copertura di altra spesa, come anche il governo Monti ha continuato a fare, retrocedendo ogni singolo euro di spesa pubblica a chi paga troppe tasse nell'imposta e nel lavoro, cominciando dai giovani, abbattendo l'IRAP un poco per volta e così via. E sono le nostre tre proposte, poi ci torneremo. Questo cambio di marcia col governo Monti non c'è stato. Tu mi chiedi, non ha voluto farlo, non c'è riuscito, non ha potuto, non lo so, questo giudicherà la storia. È ovvio che, come è evidente, dopo i primi mesi la presa dei partiti della sua eterogenea maggioranza ha ripreso vigore, quindi hanno iniziato a dirgli tanti no, si vede da tante cose, il taglio delle province e così via, 36, 20, 21, 11, cioè non è una cosa organica. Ma detto tutto questo, quello che conta è che purtroppo agli italiani, giustamente, che in questo 2012 perdono reddito come non l'hanno mai perso dal 45, più del meno 3% di reddito in un anno, consumi come non li hanno mai persi dal 45, meno 3,5, meno 3,6%, rischiamo un saldo negativo di imprese di 120-130 mila imprese alla fine anno. Ecco, di fronte a questo gli italiani, domani ve lo trovate sui sondaggi, esce per la prima volta una valutazione in cui il giudizio sul governo Monti è molto diverso da quello dei mesi precedenti. Io non mi stupisco, perché gli italiani misurano nel reddito, nel patrimonio, nel cuore e nella testa un cambio di marcia che non c'è stato. Questo non ci deve far dimenticare il patrimonio di credibilità, però significa che dobbiamo lavorare ventre a terra perché questa svolta sia possibile, non dimenticando che il rischio tra pochi mesi, su cui ci giudica l'Europa e i mercati, è quello di tornare in una condizione peggiore di quella del novembre 2011. Di fronte a questo rischio noi abbiamo scelto di dire, come ha detto Arianna, mettiamo a rischio quello che abbiamo fatto nella vita, i nostri mestieri, i nostri clienti, e diciamo c'è bisogno di due cose di fondo. Due. La prima è una discontinuità nettissima su chi è stato in prima e seconda fila nella Seconda Repubblica. Nettissima. Perché su questo gli italiani hanno ragione.
a essere sfiduciati. Io ripeto sempre questa cifra: nel 2008 hanno votato 38 milioni di italiani, nei sondaggi oggi a dare l'intenzione di voto sono 24 milioni di italiani, sono 14 milioni di italiani che non sanno se andarci a votare, e se ci vanno dicono: noi non ridiamo il voto ai vecchi. Quindi la prima cosa è la discontinuità. La seconda, e ho finito, è che noi, rispetto alla pura protesta, perché io capisco anche chi vota Grillo, dice questa è la scopa per mandare via tutti, però di fronte a quello la differenza è che ci vuole una proposta concreta. Allora, siccome nella vita abbiamo studiato, lavorato, creato cose grazie alle quali abbiamo imparato in Italia e nel resto del mondo, comparando quello che succede nel resto del mondo avanzato, al quale noi dobbiamo rimanere agganciati perché la forza del nostro paese è in quello che sappiamo produrre ed esportare, cioè meno del 25% del PIL che continua ad esportare a fronte di 30 punti quasi di produzione industriale in meno sul 2007, più valore del 2007. Questa è la forza, il cuore dell'Italia. Allora, per difendere quella roba lì ci vogliono proposte capaci di tenere in piedi l'Italia. Noi immodestamente, immodestamente scendiamo in piazza e vi chiediamo di fare la stessa cosa, perché pensiamo di avercela, sia la protesta e la discontinuità, ma sia anche la proposta. Un'Italia seria, che sia anche in politica di quella serietà, di quel sacrificio, di quella dedizione di cui in questo anno, raccogliendo migliaia e migliaia di storie di piccoli imprenditori che erano costretti a chiudere, travolti dalla pretesa dello Stato con le tasse, dalle banche che chiudevano i castelletti e facevano i rientri, dal fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, mi hanno portato per mesi tutte le mattine a fare la cosa disperati mai, a dare voce al cuore profondo di questa Italia. Ecco, questa è la ragione. E il governo Monti, purtroppo, la risposta giusta, pur ripristinando la credibilità, secondo me non l'ha ancora data. Sì, tu hai citato la moria delle imprese, che forse tra i tanti indicatori economici che segnano il declino di questo paese, insieme forse alla disoccupazione giovanile, è il più drammatico. E lì probabilmente sta la platea di chi sente l'esigenza, il bisogno di scardinare un sistema. Però è altrettanto vero che esiste una platea di cittadini che è nella condizione opposta, cioè continua a godere. E non è solo il politico che gode di uno stipendio fuori da ogni regola, di un privilegio. Esiste anche tutto un mondo di imprese che vive all'ombra della politica, che vive dell'amicizia della politica, quando non della connivenza. Esistono un mondo di professioni non liberalizzate che godono di privilegi per questo motivo. Ecco, serate come questa e dati come quelli che hai citato sul mondo dell'impresa, dei giovani, dicono appunto di una platea che avrebbe bisogno di cambiamento, ma ce n'è un'altra che lo ostacola. Ecco, il punto di rottura, il punto in cui la forza che vuole innovare arriva a prevalere, è arrivato o manca ancora qualche cosa? Cioè, c'è ancora una fetta troppo larga di paese che ha la pancia piena? Ma io non so se c'è la pancia piena, perché i dati ci dicono che c'è una fetta così vasta di paese che non ha più la pancia piena, non c'è mai stata nella storia della Repubblica. Mai, mai. Io ti dico questo, è ovvio che hai ragione. Cioè, noi viviamo un paese nel quale la politica per decenni, nella prima come nella seconda Repubblica, perché questa c'è stata continuità, ha contratto una serie di compromessi dicendo: non chiedete al settore pubblico di essere troppo efficiente e noi chiudiamo un occhio sulle vostre cose. Questo è un pezzo di lunga storia dell'evasione, e questa è la somma delle tante concessioni alle lobby, alle corporazioni, i 28 ordini professionali, le centinaia di albi, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa che dico sempre, cioè il motivo per cui per esempio i sindacalisti non pagano i contributi, ma è giusto? Oh, e io rispetto il sindacato, ci mancherebbe altro, cioè nella dialettica tra imprese e lavoratori il sindacato è essenziale. Però perché noi siamo l'unico paese avanzato in cui i sindacalisti non pagano i contributi, per esempio? Cioè, perché ci siamo abituati a considerare giusto che l'Italia ha 325 sedi diplomatiche all'estero quando gli Stati Uniti ne hanno 275? Gli Stati Uniti, che votano stanotte, ne hanno 270, noi 325, sapete perché? Perché il personale diplomatico, 5.000 persone, che noi mandiamo all'estero, stando all'estero raddoppiano le retribuzioni, che sono in media del 40% già superiori a quelle del resto della pubblica amministrazione. Quando il mio amico vice capo della vigilanza in Bundesbank mi ha detto 3 mesi fa: sai Oscar, voi vi arrabbiate perché dite che i tedeschi sono cattivi, ma quando noi abbiamo letto sul Frankfurter Allgemeine una pagina intera di reportage
che cominciava dicendo che il vostro ambasciatore italiano a Berlino guadagna il doppio del nostro cancelliere, perché è così, e quando invece il nostro cancelliere ha un appartamento privato in cancelleria, sapete quanto è esteso l'appartamento del cancelliere tedesco nella cancelleria? 48 metri quadrati, che è ovvio, è un cubicolo, cioè una camera da letto. E sapete che cosa c'è di più? Che ci paga anche l'affitto di tasca sua, il cancelliere tedesco. E il mio amico mi dice, capisci che ai tedeschi risulta difficile dire diamo una mano all'Italia. Perché poi nella pagina c'era tutto un elenco di cose. Ve ne cito solo alcune, perché secondo me molti di voi non le sanno. Ancora oggi un dattilografo della Camera dei Deputati, pieno rispetto per chi fa quel lavoro, un dattilografo della Camera dei Deputati per anzianità a fine carriera guadagna, sapete quanto? Può arrivare a guadagnare 279.000 euro lordi quando il Presidente della Repubblica italiano, in questo caso, cioè Giorgio Napolitano, ne guadagna 187.000. Capite che ai tedeschi questa roba risulta un po' complicata a buttarla giù. Ai tedeschi risulta un po' complicato capire perché il Presidente della Giunta del Molise, se c'è qualche molisano non ce l'ho con loro, ovviamente, come non ce l'ha il mio amico tedesco, però il Presidente della Giunta del Molise guadagna quanto? Un decimo di tutti i governatori degli stati americani sommati. Cioè, cinque governatori della California, Texas, Illinois, pezzi grandi così rispetto al Molise ciascuno, ecco, sommateli e fate lo stipendio legittimo del Molise. Il signor Fiorito Batman, quello del Lazio, al di là di quello per cui è in carcere, cioè quello su cui indaga la procura, e io di questo non dico una parola perché non sono un giustizialista, vedremo. Ma al di là di quello, noi ci siamo abituati a considerare legittimo che guadagni legittimamente, sommando i 15.000 euro di stipendio e retribuzione, gli 8.100 euro come presidente di commissione, gli 8.300 euro come capogruppo, più 120.000 euro l'anno, altrettanto legittimi, i fondi del gruppo separati e dati ad persona. Ma questa roba qua, che sono 478.000 euro lordi l'anno, in dollari al cambio attuale sono 630.000 dollari. Allora Barack Obama, che passerà una notte appeso per vedere se è rieletto, ne guadagna 411.000, cioè Fiorito guadagna il 50% più di Barack Obama. Questo per dire, ai tedeschi fa un po' impressione, ma non solo ai tedeschi, se vogliamo dirla tutta. Allora, l'Italia pubblica, quella che ha prodotto tutta questa serie di cose, che ha prodotto il fatto che c'è una riforma dell'ordine forense, io lo so, adesso gli avvocati me ne vorranno, però io, questo è un mio punto, la mia prima laurea in legge. Quando io vedo che le rappresentanze forensi si battono per non fare il tirocinio pagato che inizia all'università e negli studi, perché preferiscono avere giovani per anni non pagati che non fanno solo le fotocopie, ma che istruiscono le cause, e la politica li asseconda in Parlamento, perdonatemi, è uno schifo. Allora, la somma di queste cose qua dice, da una parte, che hai ragione tu. Cioè, c'è un'Italia in cui alla fine la politica ci ha abituati. Chiudo un occhio se voi tenete un occhio chiuso. Ok, però adesso, a milioni di italiani, come non era mai successo prima, è evidente che questa politica, i suoi costi, i suoi sprechi, le sue tasse, la sua spesa, sono irreggibili, perché stanno portando alla moria di imprese, di lavoro, di occupati, e hanno tagliato fuori dal mondo della produzione per anni a venire intere generazioni di giovani e di donne. Siccome è chiaro questo, secondo me c'è la condizione per iniziare a smontare pezzo a pezzo di questa somma di castello degli orrori che la politica ha realizzato in connivenza con vaste parti della società civile. Guarda, ti faccio un esempio, visto che siamo in Lombardia. Iniziamo a parlare anche di cose lombarde. Noi abbiamo assunto, nel modello di questa incredibilmente estesa geografia dei soggetti pubblici italiani, sapete quanti sono i soggetti che compongono la pubblica amministrazione estesa nel nostro paese? Sono 9.100. Questi 9.100 hanno sotto di loro più di 20.000 società controllate e partecipate. Abbiamo assunto come modello, in questo enorme oceano di roba pubblica, che ogni centro di costo si fa, in gergo tecnico si chiama il procurement, insomma si acquista le sue forniture con procedure che decide lui. Nella sanità ogni azienda ospedaliera e ogni azienda sanitaria acquista con procedure che decide lei. Voi conoscete una sola impresa
grande in cui ogni centro di costo ha le acquisizioni autonome? Ovviamente no, è una cosa inefficiente per definizione. Nella pubblica amministrazione noi abbiamo scelto questo modello. Che cosa significa in concreto questo modello? Significa tre cose nel nostro bilancio storico fallimentare di come è organizzata la pubblica amministrazione. Primo, che ovviamente i costi lievitano. Secondo, che i costi non sono trasparenti. Secondo, sub A, se non sono trasparenti è chiaro che la politica e la pubblica amministrazione hanno l'inevitabile tentazione di approfittarne. Però, tre, come hai detto tu, ad approfittarne dall'altra parte ci sono imprese private. Perché è ovvio che se ogni azienda sanitaria, azienda ospedaliera si fa aste, gare, bandi per amici degli amici, ci sarà 1, 2, 5, 10 privati che a quel punto ne approfittano, spiazzando tutte le altre imprese invece che adottano la concorrenza e restano fuori. Allora, questa roba qua va spezzata. Ti faccio un esempio concreto. Visto che tra un po' si vota in Lombardia e la prima cosa che vi dico è che noi faremo l'impossibile per esserci alle elezioni lombarde. Per esserci alle elezioni lombarde. La mia idea per quello che è successo, primo, è che bisogna affidare a una società di revisione terza. Anche la Regione Toscana ha deciso di farlo, quindi si può fare anche in Lombardia, bisogna farlo, la revisione generale di tutta la spesa sanitaria. Primo, di una sanità di cui io ho difeso in pubblico il valore rispetto a quella di tante altre regioni che sono con debiti sanitari pazzeschi, però bisogna dare questo ai lombardi come punto di partenza. Secondo, la mia proposta è che i direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, siccome in questa regione in cui si amministrano più di 18 miliardi di sanità sui 110 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, ci sono aziende sanitarie che hanno un bilancio superiore al miliardo annuo, per gestire un miliardo ci vuole un fior di manager, sapete? Allora, per gestire un fior di immagine non deve essere la politica e le correnti dei partiti a nominare i direttori generali, bisogna passare attraverso procedure di selezione, la politica le deve solo nominare per decreto alla fine. Io voglio i bandi per ricercare manager per un miliardo, li voglio non solo sul Sole 24 Ore, sul Corriere, li voglio anche sul Financial Times e sull'Economist, perché c'è una regione che da questo punto di vista per la sua impresa e i suoi lavoratori deve essere restituita a trasparenza assoluta. Voglio i bilanci anche degli ospedali pubblici in forma di spa. Così sono civilmente inappuntabili. Ci vogliono cose di questo genere. Nella nostra immodestia, noi siamo convinti che cose di questo genere vanno messe al centro delle prossime elezioni regionali lombarde. Allora, la mia opinione è che iniziamo a spacchettare tra gli italiani che avevano un vecchio cappello tutelato e garantito, il più degli italiani che hanno un danno enorme nel reddito, nel patrimonio, nel cuore e nel cervello, e se iniziamo a restituirgli delle cose trasparenti, allora le vecchie corporazioni inizieranno un po' a sciogliersi, perché ci sarà un vantaggio tangibile di questa roba qua, tangibile. E secondo me bisogna cominciare proprio dalla Lombardia. La Lombardia ha dentro di sé, nella sua società civile, nelle sue imprese, nei suoi lavoratori, nei suoi artigiani, commercianti, tutto il DNA necessario per capire che quando, come ha detto Flavio, siamo al punto in cui ci sono dei consiglieri che hanno comprato i voti dall''Ndrangheta, vuol dire che c'è bisogno di un assessore alla trasparenza, per dirne una, indipendente dai partiti, che sia puro frutto della società civile. Aggiungo, io che non sono un giustizialista, siccome ho un'idea in testa, se è un ex magistrato, meglio ancora, e non perché credo che lo possa fare un magistrato meglio di tutti gli altri, ma perché bisogna da questo punto di vista ricostruire una credibilità, anche in una regione che rispetto alle altre è andata meglio, ma se è crollata come è crollata, bisogna avere il fegato di dire all'interno della società civile e dell'economia lombarda ci sono tutti gli anticorpi. Il problema però in questo caso dipende quanta forza darete voi, se ci crederete voi. L'alternativa è un'altra. Dire pura protesta alla scopa, Grillo. Grillo in Lombardia può prendere il 30% dei voti, inutile che ci illudiamo del contrario. Il 30% dei voti. Quando io vedrò nel Movimento 5 Stelle proposte minimamente ravvisabili a quelle che secondo me, dopo aver passato anni a batterci la testa, io, gli altri fondatori, i nostri coordinatori, in come si tengono in piedi i conti pubblici e in cambio di qualità, allora dirò che c'è un passo avanti da parte loro. Per il momento non lo vedo. Vedo una qualità
della gente che ci crede, comunque, che io apprezzo, ve lo dico fino in fondo, l'ho anche detto pubblicamente, quando io ho visto i curriculum dei 15 eletti del Movimento 5 Stelle in Sicilia rispetto ai curriculum medio dei candidati e degli eletti dalle altre parti in Sicilia, vedendo donne di 30-40 anni che erano andate all'estero, tornate nella loro città, che si erano impegnate in cose civili, di volontariato e così via, io non ho molti dubbi, conoscendo purtroppo la realtà siciliana, di che cosa sia meglio. Le elezioni regionali siciliane sono state uno scandalo. E purtroppo noi tutti i cittadini ne portiamo la responsabilità, avremmo dovuto insorgere. Abbiamo fatto tenere elezioni regolari in una regione che ha il bilancio tecnicamente fallito, che dichiara di avere 17 miliardi di avanzi, che sono, se anche un solo ragioniere ci perde un'ora, capisce che di quei 17 miliardi, 15 sono inesigibili, era tecnicamente fallita. L'Italia pubblica arriva a tenere elezioni senza dire ai cittadini, guardate che state votando, senza che vi si dica che chi ha governato prima vi ha fatto fallire. Allora, questa è una roba incredibile, e se mettevate in fila tutti gli indagati e arrestati candidati, ce n'era di che riempire una pagina di giornale. C'era gente arrestata per omicidio plurimo, candidata. E queste sono state le elezioni regionali siciliane. Allora, siccome io sono convinto che l'Italia non sia tutta uguale, e la colpa non è dei siciliani, ma è della politica che ha fatto queste cose, allora la mia risposta è che secondo me le condizioni per creare finalmente un sorpasso in cui la società civile dice non me ne frega niente di quello che mi dai come avvocato, notaio, commercialista, dentista, eccetera, eccetera. In cambio tu stai portando al fallimento questo paese. Conviene che io dia una mano per iniziare a pulire innanzitutto nella casa pubblica, la casa degli italiani, perché o salviamo quella o non vi illudete. Chi potrà e avrà imprese, ha imprese che fanno più margini all'estero che in Italia, se ne andrà. Come se ne sono già andate le multinazionali e stanno accelerando. Come nessun fondo di investimento oramai pensa di investire in Italia perché dice in queste condizioni non ne vale più la pena. E chi resta qua è chi non può muovere il suo patrimonio, chi non può muovere i suoi redditi, che a quel punto va di fronte a un declino amaro. E non si tratta di essere pessimisti, perché noi diciamo c'è una possibilità per evitarlo. Se ci credete anche voi, però. E dalla politica un altro grande diavolo nell'immaginario collettivo, non so quanto meritato e ci dirai il tuo punto di vista, che sono le banche. Qual è il problema centrale del sistema bancario italiano? Qual è l'errore di fondo che è stato commesso? E poi ti chiedo una parentesi, visto che ci sono grosso modo 600 persone, tra chi ci lavora e chi magari ha solo il conto, ce ne saranno 400 che hanno a che fare con MPS, che vive una fase difficile. A Mantova c'è la scure di una serie di esternalizzazioni vissute più o meno a ragione come l'anticamera di un licenziamento, e quindi magari ti chiedo anche due parole sulla situazione di questa banca e soprattutto su quelle che sono le sue prospettive, oltre che sulle cause dei problemi che sono abbastanza note. Ma guarda, io mi sono diffuso troppo nelle prime due risposte, qui tento di essere più sintetico. Inizio con una battuta che non vuole mancare di rispetto a dirigenti, dipendenti, funzionari, quadri di chi lavora ovviamente in MPS nelle sue controllate. Voi sapete che il grande motivo di vanto del Monte dei Paschi è di essere nato nel 1473, no? Cioè, allora io dico sempre, io ho anche lavorato per la rete MPS AXA, a dire la verità, poi ovviamente questa è una delle tante cose a cui ho rinunciato in queste settimane. Queste settimane il mio reddito è sceso sotto zero, perché ovviamente se tu inizi a parlare di politica tutti i clienti ti mettono, ovviamente iniziano a dire no, è un prezzo che si paga, come diceva Arianna, è un prezzo che si paga. Però una di queste era quella rete, quindi la conosco abbastanza bene, credo. Non le manco di rispetto dicendo che rispetto a quello che trovate sempre nella pubblicità di MPS, questa banca nata nel 1473, io ho una battuta un po' amara, non derisoria, amara. E quindi io mi compenetro in chi adesso si trova a essere considerato alle soglie di un esubero, perché è sopravvissuta in centinaia d'anni praticamente a tutto, alla scoperta dell'America, al declino nel 600 dell'Italia sui mercati, al fatto che l'Italia era spezzettata e il bacino di riferimento di quella banca aveva perso forza economica, all'unità, alle guerre, a una cosa non è sopravvissuta: al controllo del Partito Comunista. Perdonatemi, quella è stata la cosa che l'ha portata a picco, purtroppo. Allora, perché dico questo? Perché ce l'ho con quella parte politica là? No,
No. Perché il problema è che l'azienda bancaria, in quanto tale, quindi il capitale umano di chi ci lavora, la raccolta, gli impieghi che bisogna fare della raccolta dei suoi clienti, l'azienda bancaria è appunto un'azienda. Quando nei meccanismi di controllo, come è avvenuto per troppo tempo nella realtà italiana, a proposito di pezzi in cui il pubblico e il privato, chi esercita il controllo non pensa al miglior impiego della raccolta, non pensa a piante organiche commisurate nei costi fissi al reddito che si realizza, ma ha altre logiche, che sono quelle delle clientele e della politica, ecco che alla fine le banche vanno a sbattere. Io per anni mi sono sempre interrogato sul fatto che il Monte dei Paschi fosse una delle poche banche italiane in cui, per esempio, molte funzioni vengono esternalizzate, no? Per ottimizzare i costi. Le guardianie, gli autisti. È rarissimo trovare banche in cui gli autisti e le guardianie sono ancora fatte da dipendenti delle banche. MPS era così. E la particolarità è che tutti avevano il contratto dei bancari. L'autista ha un contratto dei bancari. E lì funzionava così. Allora, alla fine, questa roba che negli anni in cui c'è il sole che splende, si continua a far pagare al cliente a parità di unità di capitale intermediata di più che in tutti gli altri paesi europei, le cose vanno bene per anni, magari per decenni. Al quinto anno di crisi, perché questo è il punto in Italia, quando bisogna ricapitalizzare la banca e la compagnia pubblica e politica, i soldi non ce l'ha, perché i dividendi non li vede più. Quando c'hai troppi dipendenti rispetto a quello che raccoglie impieghi, quanto reddito fai, cioè c'hai il ROE azzerato, la redditività è azzerata, quando dici ma qualcuno ci salverà, la Banca d'Italia in qualche modo ci darà una rete di protezione, ecco che alla fine vai a sbattere. Allora, l'amara lezione è che in Italia è vero che non abbiamo dovuto nazionalizzare le banche perché non avevano i prodotti tossici della finanza anglosassone, non avevano commesso gli errori della finanza ad alta leva, i prodotti Euro 3 si chiamano, quelli che il regolatore europeo consente ancora oggi alle banche francesi e tedesche di non fare mark to market, cioè di non tenere con capitale obbligatorio commisurato al valore di rischio che il mercato stabilisce ogni giorno di quei prodotti, perdonatemi la cosa tecnica, perché ovviamente noi subiamo anche decisioni dei regolatori che sono asimmetriche, perché è chiaro che quando l'Italia è debole si picchia in testa all'Italia. Ma viene il momento nel quale il controllo politico delle banche le porta a fondo. E allora consentimi questa riflessione, molti ci dicono, per l'eccesso di critica che noi abbiamo sulle fondazioni bancarie, che siamo degli irrealisti. Luigi Zingales, che è uno dei fondatori, qualche settimana fa in Banca d'Italia, di fronte a una delle cerimesse cantate che si tengono in Banca d'Italia, un'istituzione che io rispetto profondamente, c'era il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa, il professor Bazzoli, che ripeteva una cosa per la quale la banca è una cosa etica, ma per carità, ma mica noi andiamo dietro all'utile, noi aderiamo a tutte le esigenze delle imprese, delle famiglie. Allora Luigi Zingales, gli sono saltati i 5 minuti, la mosca al naso, ha alzato la mano e ha detto: scusi presidente Bazzoli, ma lei mi fa un esempio, uno almeno va, che dia ragione di quello che sta dicendo. Bazzoli non gli ha risposto, dice: vabbè, allora iniziamo a parlare del caso Alitalia, e così via. È successo l'ira di Dio, cioè Saccomanni, l'ex candidato a fare il governatore, lo ha preso da parte e gli ha detto: Luigi, però tu non puoi fare così. Ci dicono che siamo velleitari, perché noi adesso stiamo ponendo il problema di fronte al fatto che le banche italiane sono patrimonialmente deboli, primo, e perdonate, seconda cosa, lo Stato sta chiedendo alle banche italiane di fare una cosa di cui voi pagate il conto aggiuntivo rispetto a prima, perché lo Stato, quando dall'inizio di quest'anno le banche italiane hanno raccolto un quarto dei 1.100 miliardi di euro delle aste di liquidità straordinarie, che per fortuna Mario Draghi, che Dio lo abbia in gloria, Mario Draghi, per quello che ha inventato allora a inizio dell'anno con queste aste di liquidità, e poi a settembre e ad agosto quando ha detto faremo tutto il necessario, perché Mario Draghi ha regalato tempo alla crisi dei paesi eurodeboli, mentre la politica ha continuato a rinviare le decisioni. Ma quando le banche italiane hanno portato a casa un quarto dei 1.100 miliardi di euro dati da Mario Draghi a gennaio e febbraio, lo Stato italiano, che pensa sempre prima ai fatti suoi, invece che ai fatti delle imprese, dell'economia reale, delle famiglie,
ha fatto toc toc alla porta di ciascuna banca e gli ha detto: visto che ci avete la provvista di liquidità, adesso fate il sacrosanto favore di ripresentarvi ogni settimana e ogni mese alle aste dei titoli del debito pubblico, e così le banche italiane sono state costrette a ricominciare a comprare tra i 30 e i 32 miliardi al mese di titoli del debito pubblico. Secondo voi, visto che le banche italiane, nel guaio in cui si trovano, avendo poco capitale, avendo perdite da sofferenza, perché siamo diventati tutti cattivi pagatori, non riescono a ricapitalizzarsi, in più lo Stato gli dice: ricomprati 30 miliardi di titoli miei al mese, e quei titoli li devono valutare appunto mark to market, e sono titoli deboli, quindi devono bloccare altro patrimonio di vigilanza. Secondo voi, alla fine, perché non ce le danno i soldi alle imprese e alle famiglie? Perché lo Stato sta facendo i cavoli suoi. Io sogno un paese in cui la politica non controlla le banche e lo Stato non impone per il proprio vantaggio alle banche qualcosa che leva ulteriori risorse alle banche per tenere in piedi l'economia reale, cioè le famiglie e le imprese. Questa è la nostra ricetta. È velleitaria? Non credo. In tutti gli altri paesi funziona così. Quasi in tutti gli altri paesi. In Germania non funziona così. La Germania, che ha tante virtù, ma qui c'è un difetto, la Germania ha un bel pezzo del suo mercato del credito in mano a banche politiche, le Landesbank e dei partiti, e infatti non vuole la vigilanza bancaria comune. Io sogno un paese, l'Italia, con un premier che picchia i pugni e dice: noi vogliamo, cari tedeschi, che, come noi dobbiamo seguire la ricetta del vostro rigore e della vostra produttività nelle imprese della finanza pubblica, però voi fate il sacrosanto piacere di non contenere, di non continuare a tenere coperte le schifezze delle vostre banche pubbliche, alle quali io associo purtroppo la conduzione per troppi decenni di banche come MPS, e lo dico con sincero rincrescimento per chi ci lavora. Però guardatevi, diciamoci la verità, classi dirigenti serie che abbiano un'idea di che cosa sia l'azienda bancaria, oggi devono dire con chiarezza che bisogna mettere l'intero sistema bancario nelle condizioni di fare una riconversione industriale. Voi lo sapete che per 100.000 di noi italiani ci sono 56 agenzie bancarie? Sapete per 100.000 olandesi quante agenzie bancarie ci sono? 17. Secondo voi l'eccesso di costo chi lo paga? Lo paghiamo noi, ed è per questo che abbiamo restrizioni di credito che in Olanda neanche si sognano. Bisogna avere il fegato e le conoscenze di affrontare per ogni singolo comparto dell'economia italiana i problemi di troppi decenni di inaccuratezza, di trascuratezza, del fatto che arriva qualcuno e ci salva, la Banca d'Italia. No, tutti devono andare, come capita all'ultima delle nostre piccole imprese che ogni mattina alza la Claire per tenere in piedi la roba e pagare i contributi, le tasse e i propri dipendenti, allo stesso modo deve funzionare anche la grande banca. Quindi via i partiti dalle banche, e via però anche lo Stato che mette i soldi nelle risorse delle banche levandoli a noi. Lasciando un attimo rifiatare Oscar, sfruttiamo anche competenze anche professionali di Irene Visentini, che si occupa di della conciliazione tra lavoro e famiglia, perché per le donne, perché è uno dei segni di arretratezza del paese rispetto al resto d'Europa, quantomeno è ancora nel 2012 un problema avere un figlio e lavorare. Ed è uno dei temi che compaiono nei 10 punti del manifesto di Fermare il declino, l'emergenza dell'occupazione femminile, della conciliazione. Ecco, chiedo ad Arianna qual è la cifra di questo problema e che cosa serve per andare oltre. Allora, cerco di evitare di rispondere, nel senso che una donna risponde a una domanda sulle donne, quindi dico due cose che secondo me sono importanti e che peraltro a me personalmente piace sempre più sentirle dire da Oscar. Però il problema è oggettivo, il problema è emergente ed è grave. La Lombardia, che è una delle regioni nelle quali le donne lavorano di più, arriva ad un 53% dell'occupazione femminile, lontano dal 60% che ci aveva chiesto l'Unione Europea. Si sono dimesse nel primo anno di vita del figlio in Lombardia 5.000 mamme nel 2010, nel 2011 sarà qualcuna in più. La copertura dei posti di asili, di asilo nido, quindi servizi all'infanzia, è senz'altro bassa, attorno al 16%, quando l'Europa ci chiedeva che fosse al 30%.
50%, di fatto se ne parla tantissimo e quindi vorrei inaugurare una stagione nuova nella quale se ne parla magari di meno e però le soluzioni vengono trovate. E in parte Fermare il Declino ci sta studiando, anche io sto cercando di collaborare a distanza con un gruppo che sta cercando di capire quali proposte fare, tra cui sicuramente ci può stare qualche correttivo rispetto alla detassazione del lavoro femminile. Il tema è rimuovere degli ostacoli alla partecipazione, che sono gli ostacoli che abbiamo noi tutte, ma sono ostacoli, se mi permettete di dirlo, che non sono ostacoli legati alla vita femminile, ma alla vita delle famiglie. Quando devo cambiare scuola a mio figlio perché non sono sicura della deontologia professionale o della qualità del servizio che mi viene offerto, è tempo rubato alla famiglia, è tempo rubato al lavoro, è inefficienza di un servizio che io sto pagando quando non viene valutato meglio e quindi non c'è una differenziazione nel servizio pubblico che mi viene offerto, quando gli orari dei servizi non sono adeguati agli orari delle madri e dei padri che lavorano. Questi sono tutti ostacoli che diventano non ostacoli al lavoro femminile, ma diventano ostacoli in generale alla famiglia che si attiva, che partecipa, che ha una vita professionale, anche volendo una vita civile, civica e politica. Un'ultima cosa, ci aggiungerei, se posso, anche una certa capacità, una certa attitudine al rischio e all'imprenditorialità che però noi dobbiamo riacquisire. E lo dico anche alle donne, mi sta accadendo in Fermare il Declino. Ho detto, inizialmente i promotori erano 7 uomini, l'ho fatto notare, la risposta immediata è stata dove sono le donne? Dove sono? Dove siete? Dove siete? Perché io dal giorno dopo ho iniziato a cercare supporto, ce ne sono tantissime, sono quelle che mi hanno, con cui abbiamo creato il comitato, da Maria Silvia, Maria Cristina, Gloria, quindi nel comitato siamo in tante, ma non siamo il 50%, non ci avviciniamo neanche al 30%, quindi... Per chiudere, serve anche un po' della nostra voglia di cambiare, serve anche un po' della nostra voglia di fare impresa, di correre dei rischi, di assumerci le nostre responsabilità, di crescere dei figli con la cultura dell'impresa e dell'imprenditorialità. Questo riguarda gli uomini e le donne, certo, probabilmente per le donne è ancora difficile, è sicuramente un cambio di rotta, un cambio culturale che però ci deve accompagnare tutti e che riguarda tutta la famiglia, il padre, la madre e i figli. Io non sto dicendo ai miei figli andate all'estero, io piuttosto dico ai miei figli al compimento del 18° anno vi regalo la partita IVA, ed è già tardi perché io ho già dei figli di 12 e 14 anni e non vedo perché già adesso, se devono portare fuori il cane del vicino, non possano farlo con un voucher per gli adolescenti. Quindi cultura del lavoro, cultura della partecipazione, ma per tutti. Quindi mi smarco dal tema femminile perché credo che la partecipazione riguardi davvero tutti e che questa responsabilità ce la dobbiamo avere tutti, anche a fronte del rischio che da domani mattina stiamo correndo di perderci pezzi della nostra vita e dei nostri interessi personali. La domanda serpeggia. Prima hai citato, hai detto noi alle elezioni regionali ci saremo. Ora, per chi ti segue o per chi segue da vicino il vostro movimento, sono settimane di voci che si rincorrono. Con Emma Marcegaglia, amica, ex presidente di Confindustria, che è con noi stasera in platea. Con Montezemolo, non è con Montezemolo, Albertini alle regionali, poi ci sono le politiche. Dunque? Scusa, mi fa male un po' il ginocchio, perché io un po' mi alzo, perdonate perché sennò inizio poi a non... E consentitemi di rispondere un po' che... così, camminando tra di voi, e purtroppo c'ho il ginocchio che fa parecchio male. Allora... Tento di rispondere a questa che è un po' la domanda delle domande, no? Perché la domanda delle domande è: voi siete nati dicendo che siete nati per comporre l'appello alla società civile e per
chiedere a tanti pezzi di società civile, associazioni del volontariato, del terzo settore, del mondo cattolico, del sindacato, della piccola impresa, di artigiani, commercianti, di Confindustria, dell'API, Confa. Sì, nel frattempo in queste 13 settimane abbiamo iniziato un po' a sbattere la testa contro il muro, come tutti quelli che cominciano a proporsi un grande obiettivo, sanno che il tempo è scarso, sanno che le risorse sono inadeguate, perché la realtà è che ci sarebbe bisogno di molte risorse per comunicare le nostre opinioni, e ne abbiamo poche, perché noi andiamo avanti con risorse raccolte in maniera trasparente e regolarmente pubblicate, perché si comincia di là a essere trasparenti, no? Io non ci credo ai partiti fatti dai proprietari. I partiti fatti da proprietari diventano partiti che in Parlamento, invece di fare le riforme ordinamentali della giustizia, fanno le leggi ad personam. E questo è il bilancio sulla giustizia di questi 18 anni. Ci rifletta chi ha dato un voto in questi 18 anni pensando che veniva la riforma della giustizia. Non è mai venuta, sono venute solo cose molto mal fatte che hanno sprofondato nel dileggio il beneficiario potenziale e tutti noi. E magari, se c'è qualcosa da correggere all'ordinamento giudiziario, questo ci impedirà per anni di correggerlo, perché siamo diventati l'unico paese in cui decidiamo di uscire dall'acciaio e dagli energivori per ordinanze cautelari della magistratura. Non c'è un solo paese al mondo in cui può capitare una cosa simile, e temo che sarà un po' più complicato nei prossimi anni tentare, per esempio, di raddrizzare cose simili proprio per questa roba qua. Allora, noi in queste settimane abbiamo sperimentato che ovviamente mettere insieme questi pezzi è complicato, ma lo sapevamo. E quindi, rispondo al primo pezzo di domanda, la settimana scorsa, di fronte all'appello che ci siamo trovati, richieste di sottoscrivere, fatto di pezzi della società civile, perché Italia Futura di Montezemolo è nato 2 anni e mezzo fa, prima di noi, è sottoscritto da potenziali che io ho sempre indicato insieme agli altri fondatori come gente con cui condividere questa esperienza, la CISL, le ACLI, Sant'Egidio e così via. Noi ci siamo trovati nelle condizioni in poche ore di dover dire no grazie. Perché abbiamo detto no grazie? Perché vedete, se la società civile scende in campo, io sbaglierò, non so come la pensate voi, però noi 7 fondatori e i nostri coordinatori la pensano così, senza pretese di rappresentare niente più che questo, ma intanto noi questi siamo e quindi noi confrontiamo le idee tra di noi. Noi la pensiamo così: la società civile, se scende in campo, oltre alla discontinuità, anche loro sono discontinui, perché non sono pezzi di partito, no? È gente che viene dalla società civile, però oltre a questo bisogna avere idee chiare su che fare, bisogna scriverlo, bisogna dirlo che cosa vuoi. Noi, in breve, in 2 cartelline, quei 10 punti, lo abbiamo detto che cosa vogliamo. In quell'appello io vi sfido a trovare una cosa concreta, che sia una, che non sia una generica dichiarazione, spostati tu che mi ci metto io. Allora, io nei minuti decisivi, prima di doverla prendere quella decisione, che mi è costata, e che abbiamo condiviso stando con gli altri fondatori che stavano in America, io stavo in una sala in cui c'era un mucchio di persone fuori e così via, quindi era tutta una cosa pencolante, perché alla fine io ho fatto una domanda, sapete, e la risposta non mi è venuta. La domanda è questa: qual è lo scenario politico a oggi, poi tutto può cambiare, più probabile secondo la testa dei vecchi partiti? Lo scenario politico più probabile è una riproposizione a livello nazionale. Domani vi troverete sui giornali che hanno cambiato il premio elettorale oggi in Parlamento, no? E lo hanno cambiato con l'idea, mettono un premio elettorale a una cifra che nessuno può raggiungere, in maniera tale che poi tutti sono liberi di fare quello che vogliono in Parlamento. Ma questo serve a ripetere lo schema siciliano. Lo schema siciliano è quello per il quale un'alleanza tra PD e UDC ha eletto, sia pure gli manca ancora la maggioranza numerica per governare, ma insomma è più avanti per formare il governo, e lo formerà, Crocetta, come espressione dell'alleanza PD-UDC. E Ferdinando Casini, con tutto rispetto, questo ha in testa, lo dice da molto tempo.
Allora, io ho chiesto a quei pezzi di società civile, quelli del manifesto che non abbiamo sottoscritto, ma mi dite una cosa, ma questa roba che avete in testa, che cos'è? La terza gamba per aggiungersi al PD che arriva fino a Vendola e fare la patrimoniale? Perché questa è una delle due strade. Una è la patrimoniale, l'altra è quella che diciamo noi per abbattere il debito pubblico. Quella che diciamo noi è che la patrimoniale la deve pagare lo Stato, perché ha attivi patrimoniali molto pingui e per abbattere quei 25 punti di PIL lo Stato ha del suo, senza continuare a chiedere a noi cose aggiuntive, visto che ci ha fatto il più serio aggravio di pressione fiscale di tutti gli altri paesi eurodeboli in questi anni. Noi abbiamo aumentato le imposte dirette con le addizionali locali, le imposte indirette con l'IVA due volte, le imposte patrimoniali con l'IMU, il conto titoli, eccetera, eccetera. Quindi la nostra proposta è che quei 25 punti per abbattere il debito pubblico si fa con gli attivi di Stato, a cominciare dai mattoni, e sono pronto a rispondere a ogni vostra domanda, e trovate gli approfondimenti sul nostro sito per ciascuno di questi punti, per ogni singolo classe di asset da cedere. Allora ho chiesto, ma mi chiarite una roba? Voi siete pronti invece ad andare con quelli che dicono la patrimoniale, aggiungiamo anche la patrimoniale alla tasca degli italiani e delle imprese? Io la risposta su questo, in quei minuti decisivi, non l'ho sentita. E allora, di fronte al fatto che nel manifesto non c'erano punti concreti, uno. Due, se serve andare a fare il terzo pilastro del PD, basta il PD. Cosa volete che vi dica? Io non ci vado. Noi la faccia non ce la mettiamo. Noi crediamo che esista una strada radicalmente diversa rispetto a quella. Questo è il motivo per il quale, con enorme rammarico, e sperando che ci sia un processo aperto, che noi insisteremo per vedere se resta aperto, quel manifesto non l'abbiamo firmato. Non l'abbiamo firmato, non c'è nessuna superbia, noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, però tanti anni di delega in bianco ci avranno insegnato o no che con le deleghe in bianco non si costruisce niente di preciso? Almeno hanno insegnato. E quindi da questo punto di vista mi dispiace vedere pezzi di impresa, sindacato, eccetera. Uno dei punti che ci hanno rifiutato era il merito nella pubblica amministrazione. Ma vi pare che non si può parlare del merito nella pubblica amministrazione? Io sono un modestissimo professore a contratto di intermediari finanziari e mi vergogno delle tutele autocorporative del più, delle rappresentanze sindacali, degli ordinari in cattedra, che sono i veri motivi per cui noi non riusciamo a orientare i vostri figli e voi come famiglie quando ci sono i giovani da iscrivere all'università. Perché non riusciamo a orientarli? Perché ci rifiutiamo di dire per ogni corso di laurea, facoltà, quanti sono gli assunti dal mercato del lavoro e con quali retribuzioni dopo un anno, due anni, tre anni. E sapete perché? In maniera tale che voi possiate capire dove ha senso iscrivere i vostri figli, dove spendere i vostri soldi, il loro tempo e, perdonate se ve lo ricordo, anche un bel po' di soldi del contribuente, perché io tante volte quando stanco la gente glielo dico: ma ti rendi conto quanto ci costi? Naturalmente i ragazzi si arrabbiano, però è un po', è giusto anche ricordarlo. Ma perché noi non siamo in grado di fare l'orientamento? Perché i professori si rifiutano di pubblicare queste graduatorie, di rilevarle e pubblicarle, perché dice: ma noi dovremmo piegare l'università pubblica a queste logiche aziendaliste. Ma perché prendere una laurea non significa dover pensare che questo serve a entrare nel mercato del lavoro? Ecco, questa è l'Italia pubblica di cui io mi vergogno. Chiaro? Allora, il merito nella pubblica amministrazione significa queste robe qua. Significa introdurre obiettivi quantitativi, delle metriche misurabili, alle quali commisurare ex ante le responsabilità innanzitutto di chi è dirigente pubblico, su cui misurarli ex post e accettare l'idea che se uno porta a casa il risultato viene premiato in proporzione, come capita nel lavoro privato di ciascuno di noi. È così o non è così? Perché nel pubblico non si può fare? Nell'università italiana ci abbiamo messo 5 anni per mettere a punto un sistema di valutazione dei professori con l'ANVUR, un organo tecnico centralizzato, e con anche il coinvolgimento degli studenti. Ci abbiamo messo 5 anni per metterlo a punto. Dopodiché, ironia tra le ironie, presa per i fondelli, la valutazione di ciascuno resta chiusa nel cassetto. Sapete perché? Diritto alla privacy. Ma diritto alla privacy che? Un sistema di valutazioni che resta chiuso nel cassetto. Questo significa non avere il merito nella pubblica amministrazione, capite? Alcuni anni fa, il sottoscritto, mi sposto come branca della pubblica amministrazione, poi continuo a risponderti, ma almeno vi faccio un po' di esempi per farvi capire su quanti punti abbiamo idee concrete.
Il sottoscritto pensò che una delle ragioni per sveltire le pendenze giudiziarie, che è uno dei tanti punti della vergogna dell'Italia nelle graduatorie internazionali, noi in media aspettiamo 6 anni un giudizio di primo grado civile, nei 3/4 dei distretti giudiziari americani si perde meno di 1 anno per un giudizio civile, qua 6 e non bastano. Allora, il problema è quello della produttività degli uffici giudiziari, che non c'entra un piffero di niente con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. La competenza del ministro, che ovviamente non deve entrare nella giurisprudenza, perché se lo facesse violerebbe l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, che io voglio tutelare, la competenza del ministro è quella dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario. Allora, qualche anno fa dicemmo, mettiamo a punto una banca dati della produttività degli uffici giudiziari, convinti del fatto che non è vero che mancano le risorse. Sapete che noi siamo il terzo paese OCSE che ha speso di più per informatizzare gli uffici giudiziari negli ultimi 12 anni? No, perché secondo me voi pensate che invece abbiamo lesinato risorse. Invece no. Noi abbiamo speso 3 miliardi di euro per informatizzare gli uffici giudiziari, ma ancora una volta, come per la sanità, abbiamo consentito a ogni ufficio giudiziario di scegliersi lui, l'hardware, il software, il server. Risultato, i server, più di 500, tra loro non dialogano. Sapete perché non dialogano? Per non consentire a nessuno centralmente di controllare la produttività di ciascun ufficio giudiziario. Risultato, quando un procedimento passa da un ufficio giudiziario all'altro, ci passa con il vecchio fascicolo cartaceo. La battuta che io faccio sempre è che al Tribunale Civile di Roma, che è una specie di monumento alla Bisanzio del diritto italiano, i giovani avvocati, quelli non pagati dagli studi, grazie alla cosa di cui dicevo prima, si sono auto-organizzati, hanno un prezzario, per cui alle brutte, per chi vuole andare per le spicce, basta allungare un po' di soldi, qualcuno va nell'archivio, che è sterminato, fa sparire il fascicolo cartaceo e il provvedimento è finito. Funziona così a Roma, per essere chiari. Quando tentammo di mettere in piedi una banca della produttività degli uffici giudiziari, l'Associazione Nazionale Magistrati, il CSM, insorsero immediatamente, intervenne la Corte dei Conti prima ancora che potessimo fare il bando di gara per l'assegnazione dei criteri per studiarla, la banca dati. Perché? Perché i magistrati ritengono che entrare nel giudizio della loro produttività sia ledere la loro autonomia e la loro indipendenza. Invece, quello che ci dimostrano due casi concreti, perché ripeto, io il concorso di magistratura l'ho dato, due casi concreti, quello di Torino e Bolzano, dimostrano che senza risorse aggiuntive bastano buoni capi degli uffici giudiziari in grado di gestire managerialmente il carico delle pendenze, perché nel caso del primo caso una corte d'appello, nel secondo caso il tribunale civile, la pendenza sia stata abbattuta in 2 anni e mezzo, in un caso del 48%, nell'altro al 65%. Ma perché dobbiamo farlo solo nelle nostre aziende e non pretenderlo anche nello Stato? Questo significa il merito che manca. E questo punto, quando io lo chiesi a nome dei promotori nel manifesto di Montezemolo, della CISL, eccetera, mi dissero: questa è una provocazione. Dico, ma nei confronti di chi? Questa è una provocazione nei confronti del sindacato. È una provocazione nei confronti del sindacato. Ma questa è l'ABC nei confronti del cittadino, che è stufo di avere di fronte il fatto qualcuno che dice sempre la colpa è di qualcun altro. Allora, noi speriamo di essere smentiti. Noi continuiamo ad avere buoni rapporti, ottimi rapporti con Italia Futura, ci dicono che adesso scriveranno punti del programma, vediamo cosa volete che vi dica, vediamo. Intanto avevano sottoscritto i nostri, che sono belli così chiari, però intanto vedremo. Punto numero uno. Punto numero due. Hai citato Albertini. Allora, tema molto delicato, perché sapete che io vi ho detto all'inizio: primo discontinuità, secondo proposte. Allora, quando ci siamo trovati 2 settimane fa a riempire Piazza San Fedele a Milano, noi abbiamo lanciato un'idea, abbiamo detto: caro Gabriele Albertini, ha un solo senso la tua candidatura se tu ti muovi fuori dai partiti. Cioè, se accetti che una lista di società civile ti dica di impegnarti, tu ti impegni, vai avanti, non ti fare mettere il cappello in testa dai vecchi partiti. È passato tempo, quella lista di persone si è formata, persone per bene, strane ai partiti, lui aveva un po' di paura, non si è ancora deciso fino in fondo.
Adesso viene il momento del dunque, perché noi gli dobbiamo chiedere dei punti di chiarezza programmatica nettissimi e dobbiamo mantenere la guardia molto alta nei confronti di quello che succede se i vecchi partiti gli si mettono sopra, sotto, a fianco, eccetera, eccetera. Quindi io la risposta esplicita ancora a questa domanda non ce l'ho, per il semplice fatto che noi gli chiederemo alcune delle cose in sanità che mi avete già sentito dire, gli chiederemo un assessore alla trasparenza, gli chiederemo la revisione generale della spesa sanitaria, gli chiederemo l'impegno a che i direttori generali non li nomino più la politica, eccetera, eccetera, eccetera. Gli chiederemo che ci metta per iscritto che non ci deve essere un solo assessore uscente che possa rientrare mai neanche per errore nella sua proposta di governo, gli chiederemo che naturalmente in tutte le liste che fossero collegate a lui non ci deve essere nemmeno un indagato. Però, siccome non siamo nati ieri e non abbiamo ancora capito quello che succede di chi eventualmente si volesse aggiungere, e non è che non lo abbiamo capito noi perché facciamo i finti tonti, perché il PDL, io sfido chiunque di voi a dirmi che cosa ha in testa, visto che il signor Berlusconi cambia idea ogni 24 ore, aveva detto Maroni, poi non Maroni, aveva detto che Monti gli ritirava la fiducia, poi ha detto che lui non l'ha mai detto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non sono più in condizioni di capire da molto tempo che cosa sia ancora o proponga di essere il PDL. In più, in Lombardia c'è il sistema Formigoni, e anche lì bisognerà vedere cosa succede. Quindi la risposta a questa domanda ancora non ce l'ho, ma quello che dico e sul quale metto la mia di faccia dopo che abbiamo riragionato ancora l'altro ieri con tutti i fondatori e i coordinatori è che la chiarezza programmatica deve essere assoluta e la limpidezza dell'operazione rispetto alla vecchia politica e ai vecchi partiti deve essere assoluta, perché altrimenti la mia opinione è che Albertini per primo dovrebbe capire che non conviene a lui, non ha nessun senso la sua operazione. Ma di sicuro noi facciamo una scelta diversa a quel punto. Questo è l'impegno che vi posso dare a quest'ora, questo giorno. Aggiungo, stamattina io ho incontrato Renzi, stamattina presto, perché ieri il portavoce di Renzi, di Matteo Renzi, impegnato nelle primarie del PD, ha lanciato un segnale verso il formale declino dicendo: ma quale Vendola, che è insieme a Bersani il terzo candidato alle primarie del PD, ma quale Vendola? Noi siamo molto interessati alle posizioni, alle persone, a quelli che stanno raccogliendo l'appello di fermare il declino. E stamattina l'ho incontrato. Gli ho detto: beh, intanto ti ringrazio. Lui mi ha detto: ah, figurati, siamo sinceramente molto vicini a quello che dite. E gli ho chiesto due cose. Ma tu come la vedi, Matteo? Perché in queste ultime settimane sei andato sotto. Inciso, guardate che noi abbiamo sempre detto su questa cosa di Renzi del PD due cose chiare. Prima è che riconosciamo a Matteo Renzi il coraggio di aver posto il problema della discontinuità nel suo partito, cosa che nel PDL e in qualunque altra vecchia formazione non c'è stata, con l'eccezione della Lega che ha cacciato Bossi, che non era proprio così secondario, perché la Lega Bossi l'ha cacciato e Maroni ha anche cambiato linguaggio, perché non parla più di secessione ma parla di nord, di macroregioni e così via. Però il PD, nel PD Matteo Renzi ha lanciato un'operazione seria, apprezzabile, di discontinuità. E io riconosco anche che Bersani è stato molto intelligente ad accettare di cambiare lo statuto, perché Bersani sta capitalizzando il fatto che, avendo acceduto all'idea, e poteva dire di no, perché per statuto lui era il candidato naturale alla premiership del partito, invece lui ha cambiato le regole, ha fatto fare le primarie e quindi sta capitalizzando attraverso Renzi e quello che dice attenzione e consensi da parte del mondo più di centro, per capirci. In più lui è candidato e quindi il tronco del partito resta. E l'alleanza lui l'ha fatta con la sinistra antagonista e con Vendola, quindi questo è il motivo per cui il PD nei sondaggi sta andando molto bene. Intelligente Bersani, tutti lo criticano, però rispetto al centrodestra, perdonatemi, stiamo parlando di un premio Nobel al cubo. Ecco, cioè. Allora, detto questo, dico: Matteo, ma tu sei convinto che di qui a quello che manca alle primarie riscali le posizioni? Lui mi ha detto: beh, è vero che nelle ultime settimane Bersani mi ha messo sotto, però sono convinto, adesso c'è un cambio di strategia, negli ultimi 10 giorni si vedrà la differenza. Ho detto: vabbè, vediamo se vinci cosa succede. E poi gli ho chiesto: però se perdi cosa succede? Allora la sua risposta, e non svelo un segreto, se no non ve lo direi, perché la riservatezza è la riservatezza, l'ha anche detto in pubblico poi ai microfoni di Radio 24, ha detto: no, caro Oscar e cari amici di Fermare il Declino, se io perdo io rimango nel PD, non mi candido neanche alle elezioni, continuo a fare il sindaco. E io gli ho detto: scusa Matteo, ma che ragionamento è?
Cioè la discontinuità c'è adesso. Se tu ti sei impegnato chiedendo discontinuità rispetto a tutto lo Stato Maggiore e i sepolcri imbiancati di quel partito e hai detto come hai detto non voglio la patrimoniale, non voglio Vendola, è adesso che devi prendere una decisione. Già ti hanno cambiato le regole, perché vi faccio notare che il PD vi chiede di andare alle primarie, se per caso qualcuno di voi ci voleste andare, impegnando la vostra faccia in pubblico, dicendo che voi vi impegnate a votare il PD chiunque vinca, se vince Vendola o se vince Renzi. Allora io quando ero piccolo resistevo molto all'educazione cattolica di mia madre, però una cosa mi era chiara, che aveva ragione mia madre a dire che un conto è l'inferno, un conto è il paradiso, non è che è proprio la stessa cosa. Invece vi chiedono di dire che è la stessa cosa se andate alle primarie del PD. Io continuo a sperare che Matteo Renzi, se perde, ragioni bene su quello che c'è da fare, perché se dovesse prendere la decisione di, penso che sarebbe un ottimo interlocutore, che farebbe cambiare il segno alle prossime elezioni politiche. Se decide di stare lì dove sta, secondo me si fa cuocere e il PD va dritto a una operazione crocetta al cubo, magari anche con l'UDC e magari anche con Montezemolo. Noi non ci saremmo in quella roba là, ma non per fare i politicisti, perché c'è una strada alternativa per tenere in piedi l'Italia. Questa storia del debito pubblico e delle tasse, ragioniamoci un secondo sopra, perché è la vera ragione di come stiamo messi. La vera ragione, su questo mi dispiace, la politica, la verità non ve la può dire, perché la politica per 18 anni, destra, sinistra e tecnici, hanno fatto la stessa politica economica, purtroppo, la stessa. Recitano la parte di quelli che si, come marionette si picchiano, come i pupi, i mori contro i cristiani, ma nella realtà la politica economica è stata uguale dai tempi di Giuliano Amato, 92-93, al governo Monti. Ai tempi di Giuliano Amato, 92-93, i più giovani non se lo possono ricordare, ovviamente, sono passati 20 anni, quando il governo Amato venne a prenderci i soldi in tasca la notte sui conti correnti bancari, anche in quel caso i mercati avevano ragione a prenderci a calci in culo, perché avevamo fatto saltare l'accordo di cambio europeo, noi e i britannici. E il debito pubblico era il 120% del PIL, non era proprio poca roba. Da quel giorno, per 20 anni, la politica italiana ha detto ai mercati in Europa che cacchio, noi ci mettevamo la cenere sulla testa e avremmo fatto i buoni. Cosa significa fare i buoni? Diminuire gradualmente il debito pubblico con avanzi primari di anno in anno in anno di 5-6 punti di PIL, cioè il totale delle spese, al netto delle spese sul debito pubblico di interessi, inferiore al totale dell'entrato di 5-6 punti di PIL all'anno. Peccato che per fare una cosa simile la politica avrebbe dovuto tenere fermo il livello della spesa pubblica reale. Invece entriamo nell'euro, quello che adesso Berlusconi dice che è una truffa. L'euro ci ha regalato per 8 anni, fino a 2 anni fa, quando esplodono gli spread, enormi risparmi di minor interessi sul debito pubblico. Pagavamo 12,8 punti di PIL l'anno di interessi sul debito pubblico, entrando nell'euro ne abbiamo pagato meno di 5 punti di PIL l'anno. Tutta questa roba in 8 anni, in prezzi 2011, significa che noi abbiamo risparmiato 700 miliardi di spesa pubblica per minori interessi, grazie all'euro. La politica italiana, invece di metterli a riduzione del debito pubblico, e guardate che 700 miliardi su un totale di un debito pubblico che oggi è di 1990 miliardi di euro, altro che se lo avremmo risolto il problema della differenza. No, la politica italiana ha detto, cacchio, approfittiamone, più spesa, più tasse, più debito. Questa roba qua l'hanno fatta insieme, insieme appassionatamente, senza distinguersi, Visco, Tremonti e Monti. Questo è una roba indubitabile che è così, indubitabile che è così. Vedo che Tremonti adesso dice che si è pentito delle ganasce, che le ho messe io le ganasce, le ha messe lui, scusate, ma non ho capito. Leggo che Berlusconi lo implora di candidarsi qua e là, ma io avevo capito che avevano litigato brutalmente, di nuovo lo implora? Bah. Detto tutto questo, l'alternativa a questo disastro, che è il record della pressione fiscale ammazza imprese, c'è. Quando io dico record, guardate che non fatevi sviare da chi vi dice che la pressione fiscale in altri paesi è più alta che da noi, perché è una palla.
Noi siamo al 45% di pressione fiscale sul PIL, ma vi devo ricordare che nel nostro denominatore l'Istat mette 17 punti per chi le tasse non le paga. Non avviene in nessun paese al mondo questo trucchetto, che fu inventato dall'Istat ai tempi di Craxi per farci diventare la quinta potenza al mondo come PIL. Negli altri paesi il PIL non è truccato come da noi, che non ci facciamo mancare niente, trucchiamo le partite, trucchiamo anche il PIL, tanto, chi ci fa caso, no? Però se voi levate la componente di chi le tasse non le paga, la pressione fiscale non è al 45%, è al 54%. La spesa pubblica non è al 51%, è al 63% di chi le tasse le paga. Record, capite cosa vuol dire record? La Svezia, che le tasse le sta tagliando da 14 anni, quest'anno avrà a dicembre una pressione fiscale inferiore alla nostra, 45 punti di PIL, con la differenza che noi trucchiamo pure il PIL, quindi noi avranno 9 punti meno di noi, la Svezia, per essere chiari. In questi anni, in questi tre anni, il motivo per cui la decrescita italiana produce i risultati che dicevo all'inizio di perdita di reddito, occupazione, patrimonio e imprese che muoiono, si deve a tre cose. Primo, al fatto che rispetto a tutti gli altri paesi euroscassati, cioè il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia, l'Italia è quella che ha fatto le sue manovre triennali, le ha fatte l'80%, il miglioramento dei saldi pubblici, lo Stato le ha fatte l'80% la più tasse. I numeri sono questi, manovre Tremonti e Monti, schiaffatevela bene in testa. 83 miliardi in tre anni di tasse in più e in teoria 44 miliardi di spesa in meno. Però di quei 44 miliardi, 22 miliardi sono di tagli ai comuni con riserva per i comuni di recuperarle con le addizionali locali. Ergo 83 più 22 fa 105 miliardi di euro di tasse in più in tre anni. Non c'è un solo paese euroscassato in cui lo Stato sia stato così spietatamente ladro come da noi, perché hanno tagliato spesa di più chiunque degli altri. Secondo, gli altri hanno distinto a chi aumentare le tasse e a chi no. La piccola impresa l'hanno dovunque salvaguardato. È avvenuto in Spagna, è avvenuto in Francia, è avvenuto in Gran Bretagna, è avvenuto in Irlanda. Noi no. Imposte dirette, indirette e patrimoniali. Ci siamo fatto un calcolo qualche giorno fa, che spiega perché non convenga poi lavorare di più in Italia, di qual è stato il prodotto aggiuntivo dal 2006 a oggi, italiano, rispetto alla cresciuta pretesa fiscale negli stessi anni. Lo abbiamo fatto dall'inizio del governo Prodi 2006 al 2012. Allora, dal 2006 al 2012 il prodotto nominale aggiuntivo, nominale si intende che non è quello reale, compresa l'inflazione dentro, il prodotto nominale nel nostro paese è cresciuto di 121 miliardi di euro dal 2006 al 2012. Sapete di quanto è cresciuta negli stessi sei anni la pretesa fiscale dello Stato? Di 141 miliardi di euro. Ergo, che incentivo posso avere mai a fare più prodotto e reddito se lo Stato se ne mangia più di quello che io aggiungo? Questi sono i numeri di questi 18 anni. Allora, su questa roba qua, cedere gli attivi pubblici abbattendo il debito e diminuire la spesa e le tasse è la vera risposta di cui gli altri sono incapaci. Sapete perché sono incapaci? Perché sono prigionieri dei vertici tecnici del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato. Sono loro che non vogliono cedere gli attivi pubblici. Sono loro che vi hanno convinto che i mattoni pubblici non si possono cedere. Sono loro che vi raccontano che il debito pubblico è il debito di noi tutti e quindi lo dobbiamo pagare noi tutti. La nostra risposta è no. Il debito non lo abbiamo contratto noi. Noi rispondiamo dei debiti nostri, privati e di impresa. Lo Stato risponda dei suoi, visto che ha gli attivi con cui pagare. Lo Stato risponda dei suoi. E aggiungo, la risposta con chi vi alleate? Come ha detto Arianna, il problema non è solo nell'inversione del segno della politica di finanza pubblica. Per tornare a fare credere agli italiani che si può risparmiare nel perimetro pubblico retrocedendo in meno imposte. È in una riconversione delle politiche pubbliche di cui continua a esserci bisogno, cioè di welfare, perché non è vero che tagliare la spesa pubblica significa tagliare il welfare, come i politici vi raccontano sempre. Vi dicono sempre che sono allo stremo, che a quel punto bisogna tagliare i servizi ai cittadini. Peccato che su 51 punti di PIL, lasciamo perdere che sarebbero 62, come ho detto, su 51 punti di PIL di spesa, la spesa in welfare è meno della metà, il 24.8. Il resto è servizi generali, costi della politica, bla 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 bla. Quindi ce n'è da tagliare, e come? Senza tagliare il welfare. Anzi, il welfare va riorientato per alcune priorità.
Questo è il motivo per cui, per esempio, noi per la scuola, l'università e per la formazione diciamo che vogliamo spendere di più. Meglio però, perché per noi la scuola non deve essere più per chi ci lavora dentro, deve essere per standard di qualità per chi la frequenta, per le famiglie, per gli studenti, per essere chiari. Ma alcune cose di fondo vanno riorientate per dare una risposta. Ecco poi la risposta alla domanda che mi farete, immagino. Ma come fate? Vi siete troppo tecnici, troppo... Ma le cose popolari, per parlare alle persone semplici, perché, sa, debito pubblico, gli attivi pubblici, 5 punti di spesa corrente, ma boh. Allora, le risposte per riorientare il welfare sono quelle che servono per tentare di non perderci milioni di italiani che oggi sono in condizione di non avere un reddito, giovani, donne, tanto per cominciare, ed espulsi dalla produzione. Perché quando in un paese si perdono tutti questi punti di PIL e anche l'anno prossimo siamo in recessione, l'Istat ha dato ragione a noi, non ha dato ragione a Monti che diceva ma c'è la luce, quale luce? Siamo sempre lì, la luce in fondo al tunnel, sono due le ipotesi, o è la luce d'uscita o è un treno che ti viene addosso, questa è ovvio che si tratta di capire qual è la cosa che mi sta venendo addosso. Però detto questo, con un paese che resta in recessione, con un paese che resta insospettato agli occhi della Germania, con un paese che se voterà un Parlamento matto si vede arrivare il fondo monetario, questa è la verità, cioè deflazione ancora più dura, noi abbiamo bisogno di orientare le politiche pubbliche per dare una risposta ai giovani, alle donne, alla famiglia. Sapete perché? Perché il debito pubblico in 5 anni si può riorientare energicamente. Il debito pubblico non è la peggiore minaccia che sta di fronte a noi sul declino del paese. La peggiore minaccia, quella che esprime un paese che ha perso ogni fiducia in se stesso, ogni volontà di andare avanti, che non ci crede più, è la dannata curva demografica di cui noi siamo espressione. Il fatto che in questo paese nessuno lo fa più o quasi un figlio, o meglio, in troppi non sono in condizioni di farlo un figlio. Quelli della mia generazione facevano 900.000 nati l'anno. Oggi stentiamo a tenerne 500.000 l'anno. Siccome l'età media, se sommiamo gli 82 anni delle fortunate signore e i 77-78 dei meno fortunati signori, è 80 anni, se portate a esaurimento attuariale la classe dei 500.000 nati oggi, 5 per 8 fa 40, come ovvio, no? Quindi significa un paese che da 60 milioni di persone diventa un paese di 40 milioni di persone, tutte vecchie, che non consumano più, molto meno, per così dire, investono zero e che vivono solo di patrimonio, che hanno già iniziato a intaccare da decenni. Nel 91, per ogni 100 italiani età 0-15 anni, ce n'erano 97 che ne avevano più di 65. Nel 2011, per 100 italiani età 0-15 anni, ce ne sono 144 che hanno 65 anni. E questa roba accelera. Allora, noi abbiamo bisogno di dare 3 risposte quantomeno, e finisco, per fare capire con chi ci vogliamo alleare e cosa sono i nostri messaggi più, tra virgolette, popolari. Primo, noi dobbiamo mettere sul totale di 280 miliardi di deduzioni e detrazioni su cui Monti voleva mettere le mani per fare saldo pubblico, noi dobbiamo concentrare il più di quei 280 miliardi di deduzioni e detrazioni per 2 priorità. Una è la piccola impresa, e vabbè, ma la seconda è la famiglia, i figli. Bisogna moltiplicare le deduzioni e detrazioni attuali, che sono 800-900 euro a seconda che i figli siano sopra o sotto i 3 anni. Bisogna moltiplicarli per invertire la curva demografica per X volte. Quindi bisogna tagliare altre deduzioni e detrazioni. Ma è una cosa buona e giusta farlo. In più, noi abbiamo bisogno di dire che viviamo in un mondo nel quale bisogna cambiare la testa. Bisogna che di nuovo i nomi corrispondano alle cose. Noi siamo figli di un mondo nel quale tutti i lavoratori sono uguali, per età e per genere, qualunque età abbiano e siano maschi o femmine. È una grande, per carità, è una grande conquista di 100 e più anni di lotte sindacali, politiche e così via. Ma la domanda che vi faccio, è vero che in Italia uno che è giovane o una donna è uguale a un lavoratore che è più avanti negli anni con un contratto a tempo indeterminato? Lo sapete meglio di me che non è vero. Non è più vero. E allora, a costo di litigare col sindacato, noi dobbiamo iniziare a dire esiste la necessità, perché a parità di reddito prodotto e a parità di lavoro prestato, ai giovani e alle donne, cioè a chi ha meno anzianità contributiva, noi dobbiamo abbassare la pretesa fiscale e contributiva dello Stato per ampliargliela poi mano a mano che vanno più avanti e avranno più reddito e più diritti nei loro contratti. Questo significa vivere nel mondo di oggi per rendere più occupabili i giovani e le donne.
Terza cosa finale, per la conciliazione dei tempi di lavoro, siccome lo Stato non avrà mai purtroppo le risorse per fare tutti gli asili nido che bisognava fare prima, noi dobbiamo incentivare innanzitutto tutte le medie e grandi imprese, dobbiamo incentivare a farli lì, loro, con le loro risorse. C'è bisogno di un incentivo fiscale per fare questo, perché noi abbiamo bisogno di capire, di ficcarci in testa, innanzitutto come retrivi maschi italiani, che la storia della quale siamo stati stupidamente prigionieri, che si occupa meglio della famiglia, degli anziani, eccetera, eccetera, la donna che sta a casa e non lavora, è una palla assoluta, perché la curva demografica più alta ce l'hanno quei paesi in cui le donne sono in condizione di partecipare meglio e più numerosamente al mercato del lavoro. E su questo, guardate, è inutile che ci illudiamo, cari maschietti presenti. Molti di noi hanno un problema culturale ancora nella nostra testa, ed è quello che dobbiamo vincere, perché in Parlamento è il pregiudizio sessista che su queste cose qua fa sempre dire: ma no, ma su che dici? Babbo, babbo. Siccome viviamo in un paese in cui siamo pronti sempre a dividerci sui temi che nel nostro manifesto non trovate, a dirvi la verità, prima che me lo chiedete, perché noi ci battiamo per le priorità per tenere l'Italia, è vero, mancano i temi dei diritti civili, manca la bioetica, manca la legge 40, io sono un promotore del referendum sulla legge 40, però non voglio con nessuno dire che quella è la posizione da assumere. Il nostro movimento su questo dice libertà di coscienza, ma su questi temi qua, i giovani, le donne, il mercato del lavoro, i meno contributi e le meno tasse, e anche un intervento sulle pensioni troppo elevate, perché non capisco perché dobbiamo considerare intoccabili i 31.000 euro di Giuliano Amato di pensione, ve lo dico con grande sincerità, perché non riesco a capirlo, è ingiusto, capito? Però su queste robe qua la risposta è che pensiamo di avere delle proposte che parlano al cuore profondo di un paese che soffre, e che contemporaneamente dovrebbero delineare degli alleati ideali. Gli alleati ideali sono quelli che hanno chiaro cosa sta succedendo all'interno della società italiana. Può essere che ci sbagliamo, che ci siamo mossi troppo tardi, che non avremo le risorse necessarie. Può essere, perché guardate che le firme da raccogliere per le elezioni nazionali sono tutt'altro che uno scherzo. Io su questo non posso dirvi che con lo stesso entusiasmo che Arianna, Flavio, i nostri coordinatori, i 32.000 rotti aderenti che ci abbiamo a quest'ora, questa sera, l'entusiasmo che ci mettono loro, chiedo a ciascuno di voi di metterlo e moltiplicarlo. Altrimenti non... la risposta è molto complicata, perché l'alternativa, ripeto, è tra chi vi dirà protesta secca, e lo capisco, ci avete grillo, può prendere il 30% dei voti. Quanti più ne prende, più è facile che arrivi il fondo monetario. Quanti più ne prende, tanto più i tedeschi vi riservano questa bella sorpresa. E guardate il fondo monetario, siccome conosciamo anche la gente che sta al desk italiano del fondo, che si occupa del nostro paese, guardate il dossier che ci riguarda, non va tanto per il sottile. Inizia dicendo: costo medio della pubblica amministrazione italiana rispetto a quella spagnola, greca, portoghese e irlandese sotto osservazione, più 24%, iniziamo a tagliare del 18% le retribuzioni pubbliche ogni mese e a levare le tredicesime. Vi immaginate cosa succede in Italia? Guardate che questa non è fantascienza, può avvenire davvero. L'idea che l'Italia è lontana da un punto di rottura, perché non avete mai visto le manifestazioni come quelle di fronte alle cortes spagnole o in piazza di fronte al Parlamento in Grecia, è un'illusione. Perché noi a un punto di rottura ci arriviamo a questo ritmo, ci arriviamo. L'illusione è che siccome siamo così patrimonializzati, per molti anni possiamo permetterci di perdere reddito, consumi e chiudere imprese, è un'illusione. I prezzi delle vostre case, che vi dicono valgono tantissimo, eccetera, eccetera, quando un paese arriva al punto di rottura, iniziano a valere il 20-30% in meno, questa è la verità vera che è meglio schiaffarsi in testa. E lo Stato, prima infatti che avvenga, vuole con la patrimoniale raccogliere. Io ho letto il testo del decreto che è pronto al Tesoro. Il testo del decreto con il quale, in base al database dei conti bancari che l'agenzia tributaria ha da questo mese di ottobre, giustamente per la lotta all'evasione, giustamente per la tracciabilità, eccetera, eccetera, per ciascuno di noi c'è l'identikit contabile patrimoniale, in base al quale obbligarci attraverso 5-6 classi diverse, reddituali e patrimoniali, a essere obbligati a comprare titoli del debito pubblico. E vi diranno che è un atto di grande patriottismo. Scegliete tra il fondo monetario e questa roba qua.
Secondo me un'alternativa, dovreste rifletterci molto bene se vale la pena di battersi per qualcosa che, oltre che proteste e discontinuità, sia fatta di proposte concrete. Io ho finito e adesso rispondo alle domande e andiamo ancora avanti se avete ancora coraggio. Però guardate che la verità vera è che col poco tempo che c'è, le elezioni lombarde che arrivano e le elezioni politiche dopo, se commettete, e commettiamo tutti quanti, perché io mi metto come ultimo nella vostra fila, ma se tutti quanti commettiamo ancora una volta l'errore di credere di non dovercene occupare e di delegare in bianco, guardate che non c'è molto altro tempo di occasioni date all'Italia per cadere in ginocchio e ritirarsi su. Ce ne hanno date a oltranza, a oltranza. E questa volta siamo noi a dover decidere, proprio perché sono saltati i vecchi partiti, se pensiamo di avere maturato nelle nostre vite, nelle nostre esperienze, abbastanza intelligenza e determinazione da dire siamo in grado di fare meglio. Guardate, a me è capitato in questi anni di portare tante proposte al signor ministro Tremonti e di vederle tutte sempre respinte. A respingerle non erano i politici, perché 99 volte su 100 non erano in grado di capire nemmeno in che cosa consistevano le proposte. Mi dispiace dirlo con questa radicalità che può apparire velleitaria come sempre, bla bla bla, però questa è la mia esperienza, questa è l'esperienza di gente come Luigi Zingales, questa è l'esperienza di gente come Michele Boldrini. Cioè, noi abbiamo rimbalzato contro un muro fatto di incompetenza ed erano i vertici tecnici del tesoro a decidere il bello e il cattivo tempo. Cioè quelli che da soli scrivono i provvedimenti per i quali si attribuiscono retribuzioni più alte dei loro pari gradi americani, per essere chiari. Una cosa che racconto sempre, nel decreto Salva Italia appena arrivato Monti, c'era una norma pressoché incomprensibile, come capita sempre quando si scrivono gli emendamenti notturni. Io per antica esperienza di giornalista so che quando ci sono questi decreti bisogna avere un po' di amici funzionari d'aula che ti mandano gli emendamenti, quelli che vengono presentati 5 minuti prima della chiusura, perché lì di solito c'è il formaggio per i topi, per essere chiari. Allora, uno di questi emendamenti, con l'ok del governo, scritto in maniera incomprensibile, era in materia previdenziale. E che cosa diceva? Dopo averci passato molte ore con molti amici per interpretarlo, diceva che un certo tipo di dirigente pubblico apicale, che in teoria è sottoposto da 2 anni a un limite di retribuzione pubblica, quello della retribuzione che spetta al presidente di sezione di Corte di Cassazione, trattino, siamo l'unico paese al mondo in cui i magistrati hanno l'aumento automatico di stipendio, puoi rimanere pretore a vita ma c'hai la retribuzione di presidente di sezione di Cassazione, quello è diventato il limite per tutti i dirigenti pubblici, che naturalmente viene aggirato, perché siccome siamo in Italia viene aggirato, no? Il commissario dell'INPS, da 5 anni abbiamo all'INPS, con quello che rappresenta l'INPS, da 5 anni Mastrapasqua è commissario, cioè non risponde neanche a un consiglio di amministrazione di quello che fa. Sapete perché? Perché solo restando commissario non è sottoposto al limite di 282.000 euro lordi di stipendio e può guadagnarne più di 1 milione come ne guadagna. Nell'emendamento c'era scritto che un certo tipo di funzionario pubblico sottoposto a quel limite, prima del pensionamento, per tutto il tempo che lo separava dalla maturazione del trattamento previdenziale, nel montante su cui calcolare la rendita previdenziale, non si sottoponeva al taglio a cui era sottoposto, ma la differenza che gli era stata tagliata valeva comunque per il montante previdenziale, con la differenza che i contributi figurativi glieli pagavate voi. Allora, capita questa roba, dico, ma com'è possibile che il ministro proponente, il nuovo governo, questo qua, presenti questa roba qua? Telefonammo, perché qualche ministro lo conosciamo, e diciamo, ma insomma, è uno scandalo. I ministri proponenti, naturalmente, non ne sapevano niente, perché funziona così. E arrivammo a capire, nel giro di 2 ore, che per come era identificato quel funzionario, riguardava un unico dirigente pubblico. Guarda caso, il ragioniere generale dello Stato, lui, quello che i provvedimenti li scrive. Allora, vi ho fatto questo esempio, e potrei farne tanti altri, per dire che la protesta io la capisco, ma il problema dell'Italia è avere gente capace di mettere le mani dove vanno messe. Potete non crederci, potete dire che questa è un'illusione, potete dire che è velleitario, potete dire che l'avete già sentito 1000 volte, io non lo so se l'avete già sentito 1000 volte.
La differenza è che quelle due alternative, quel decretuccio che vi obbliga a comprare titoli pubblici e quell'elicotterino che arriva dal fondo monetario, non sono fantascienza. Pensateci bene, e adesso spero di non avervi annoiato troppo, perché effettivamente io non c'ho più praticamente voce in gola per parlare. Grazie. Aggiungo due o tre comunicazioni di servizio e poi vi salutiamo. Sì, e raccogliamo anche due o tre domande. La verità è che ci siamo autofinanziati. Questa sera naturalmente non ci sembrava carino chiedere una mano. È stato fatto in altre occasioni, ma consideriamo assolutamente importante la questione del supporto economico, e consideriamo importante il farla nel modo più trasparente e corretto possibile. Per cui questa sera abbiamo deciso che non eravamo pronti a diciamo chiedere un supporto, però vi abbiamo messo nelle buste dei moduli, per cui se qualcuno di voi è interessato a conoscere le nostre iniziative, vi chiediamo innanzitutto di riempirlo, compilarlo, ci sono delle penne fuori, e di imbustarlo nelle bacheche che trovate, nelle urne che trovate in cartone. È un'adesione ufficiale al movimento che non implica nient'altro che non ricevere delle informazioni. Su Mantova potete trovare una pagina di Facebook comodissima, per cui se ci volete contattare ci trovate su Facebook, ma anche sugli indirizzi email che avete nella busta, e anche sul sito nazionale naturalmente ci sarà la diretta streaming, la registrazione di questa sera. Per cui insomma ci auguriamo sicuramente di rivederci, e poi naturalmente io voglio ringraziare i miei colleghi che questa sera ci hanno consentito di essere qui tutti insieme. Abbiamo spazio per Gabriele? Qualche domanda dal pubblico, c'è qualcuno dello staff col microfono? Magari giriamo col microfono così alziamo un po' il volume. Vado io, c'è problema. Faccio il microfonista. Volevo dire, lei dice di alienare i beni dello Stato, ma a parte l'oro penso che nessuno abbia i soldi per comprarlo. Dopo abbiamo una burocrazia, una giustizia, i sindacati e la globalizzazione, sprechi che nessuno viene più a investire in Italia se non cambiamo. Grazie. Allora, vediamo di raccoglierle tutte e poi rispondiamo tutti insieme. Ce n'è un'altra lì. Un sms a Oscar Giannino, che rivedo con piacere. Leggo l'sms. Dopo la crisi ci sarà una seconda crisi, o dalla prossima primavera l'Italia avrà un cambiamento? E se sì, quale sarà il ruolo di fermare il declino? Grazie, Gianmarco Rinaldi. Perfetto, ce n'è un'altra, vedo una terza domanda, vedo altre due mani, ne vedo una, due, tre, vado come le aste e vado a chiudere, mi dispiace, quindi sono queste le ultime tre domande, ce n'è una qua. Allora, il timore che, conoscendo la vostra scientificità, il timore che io è che magari vedendo il vostro conta adesioni vi scoraggiate un pochino. Voglio dirle che noi siamo un partito di un movimento di sostegno e abbiamo il contatto diretto con la gente. State sicuri che siete graditi a un'infinità di persone, vecchie, giovani, competenti, capaci, intelligenti e anche meno intelligenti. Quindi non fatevi impressionare dal conta adesioni. Avete adesioni molto più concrete e dirette dalla gente. Lei non è dell'Agenzia delle Entrate, vero? No, per un secondo, perché quando mi dicono non ti fare impressionare dai conti è perché c'è qualcuno che mi dice ecco la cartella, di solito. Poi ce n'erano una qua e una là, perfetto.
Grazie. Dottor Giannino, questa sera ho capito che i scenari che ha descritto sono due. Il Parlamento dei matti, che ci manda gli elicotteri del Fondo Monetario Internazionale. Quello un po' meno peggio, dove nessuno fondamentalmente riesce a superare il 42,5% e quindi ci ritroviamo Monti, che bene o male ci evita questi elicotteri, però ci viene a prendere dei soldi ancora con le patrimoniali di cui ha descritto. Non ho capito qual è il best scenario. Qual è lo scenario dove non abbiamo Monti e non abbiamo gli elicotteri? Grazie. Buonasera Oscar, posso darti del tu, visto che ti seguo quotidianamente sulla radio, su internet, sui giornali e sulla TV. Io condivido al 100% il manifesto che avete redatto, anche se nonostante sia abbastanza giovane, ritengo ormai difficile, anche se legittimo da parte di una personalità illuminata e credibile come te, ritengo ormai impossibile riformare lo Stato italiano. Lo Stato italiano ha tutte le caratteristiche di essere irriformabile e quindi ti chiedo, pur ribadendo, come ti ho già detto, che sia legittimo poter pensare ancora di volerlo cambiare, se non è utile in una logica di uno Stato ladro e parassitario, elefantiaco, borbonico, ottocentesco come è lo Stato italiano, iniziare a pensare a salvare in una logica aziendalista quella che è la good company, vale dire il nord del paese che sta soffrendo tantissimo e che secondo me in una logica di Stato italiano difficilmente riuscirà a salvarsi. Ti chiedo, non è possibile iniziare a pensare al nord come una comunità autonoma sulla base di un disegno di tipo catalano, come sta avvenendo appunto in Catalogna, e iniziare a pensare appunto al nord in una logica di autonomia, ecco. Grazie. Allora, fermi là. Ma che... Guardate che io di solito sono abituato a fare lezione a 120 studenti. Due o tre anni fa hanno iniziato tutti a tenere il computer acceso durante le mie lezioni, io ero molto felice perché dicevo: ma guarda che bello questa, la tecnologia, ai miei tempi si prendevano gli appunti a malapena. Poi una volta appunto mi sono messo a camminare e sono passato dietro e ho visto che facevano tutt'altro e alcuni guardavano anche i film porno, ho detto beh insomma, quindi sono abbastanza attento a capire quando si è attenti e quanto no. Allora comincio, vado in ordine un po' casuale, dalla domanda ultima, quella che ad alcuni di voi non è piaciuta e che secondo me invece attenti, perché è una domanda fondata, nel senso che il decimo punto del nostro manifesto è quello in cui noi facciamo un bilancio critico del federalismo, che è stata un'altra grande bandiera del centrodestra, 18 anni, federalismo, bilancio del federalismo. Sta meglio oggi dopo 18 anni il nord, il sud, uno dei due o entrambi? No, stanno peggio tutti. Abbiamo avuto più decentramento vero e sussidiarietà? No, più centralismo e più dirigismo. E anche in questo, a dirvi la verità, destra e sinistra tali e quali, ma al di là delle chiacchiere. Allora, noi proponiamo su questo una cosa che non è, diciamo, la risposta immediata a tenere in piedi lo Stato, che sono i primi punti, consentendo di abbassare le tasse e di crescere di più. Perché tanto per essere chiari, quei 5-6 punti di tasse in meno in 5 anni significano la totale abrogazione dell'IRAP e tutto il resto meno cuneo fiscale, perché questo significa. O abbassiamo il cuneo fiscale, per essere chiari, in termini tecnici, o noi dobbiamo ridurre in termini reali le retribuzioni nette. Decidete voi che cosa è meglio, a chi vi dice che non si può fare. Detto tutto questo, questa domanda è molto fondata e la nostra risposta è che noi siamo per una impalcatura generale dello Stato, anche se ci vuole tempo, completamente diversa da quella che esce oggi disegnata anche dall'intervento di questi giorni, l'abolizione di alcune decine di province. Che cavolo di senso ha? Cioè, il problema non è levare qualche provincia e tenere in piedi tutto il resto, cosa che viene fatta come al solito dicendo almeno risparmiamo qualcosa. In queste cose bisogna avere un impianto ordinamentale organico che sia coerente. La nostra visione
dopo questi 18 anni di federalismo a chiacchiere è fallito, di cui, a dire la verità, io ho, non ho nessun problema a dire che io ho rapporti con tanti amici leghisti e sono andato da loro agli Stati Generali a dire: fate un'autocritica seria di che cosa in 18 anni vi ha comportato l'alleanza con Berlusconi, l'esatto opposto di quello che dichiaravate di perseguire, al netto delle sparate che facevate sulla secessione, che prima le mollate meglio è, per essere chiari. No, la nostra proposta è organica. I comuni devono essere il livello, al più basso livello rispetto al cittadino, in cui bisogna organizzare i servizi di prossimità. È ovvio che sia così. Perché sia così in maniera efficiente, l'onestà ci impone di dire, cioè perché ognuno di loro abbia un bacino ottimale nell'offerta dei servizi, che sugli 8.100 comuni che abbiamo, quasi 5.000 andrebbero accorpati, per essere chiari, perché altrimenti sono palle, nel senso che non potranno mai avere le risorse necessarie a fare quello che dovrebbero fare. A quel punto, le regioni come sono oggi, hai ragione, per me sono irriformabili dal di dentro. Il Sud avrà 3 mesi dopo le prossime elezioni politiche, perché il governo nazionale sia in condizioni di battersi in Europa per non perdere tutte quelle risorse aggiuntive che solo dall'Europa possono venire per i progetti straordinari, per investimenti nel Sud nei prossimi anni, perché di risorse nazionali nel bilancio non ce ne sono. E noi le stiamo perdendo perché gli uffici tecnici delle regioni non sono in condizioni, ancora una volta, di scrivere progetti in linea con gli standard europei. E non sono robe che si autoriformino, bisogna capire che è così. Tant'è vero che il nostro modello è quello delle macro regioni, di stampo più vicino a quello tedesco, che però facciano solo indirizzo, non facciano più gestione, perché la gestione va fatta a livello comunale. Però ti dico la verità, queste sono cose per le quali c'è bisogno di tanti anni di essere in Parlamento con le maggioranze giuste, però la risposta c'è a questo. Io non credo che la risposta vera sia quella di dire si spezza l'Italia e il nord resta nell'euro e il sud sì, perché questa è un'illusione, cioè, ripeto, i tedeschi, levatevi dalla testa che consentiranno all'Italia, che è la seconda nazione manifatturiera, direttamente concorrente a loro nelle 5 specializzazioni in cui piazziamo più di 500 prodotti, o al primo, al secondo, al terzo posto, nelle 1000 specializzazioni merceologiche più diffuse del commercio mondiale. Questa è ancora la forza dell'Italia. I tedeschi, il regalino di metterci in condizioni di svalutare, non ce lo faranno. Non ce lo faranno. I tedeschi sapete cosa vogliono? La patrimoniale. È ovvio che vogliono la patrimoniale. La preferiscono come soluzione. Il governo PD, UDC, Montezemolo per la patrimoniale. I tedeschi battono le mani. Vi devo anche ricordare, questo è ovvio che questo solo chi segue davvero attentamente le cronache delle finanze europee, uno dei 4 maggiori istituti finanziari tedeschi addirittura è arrivato al punto, 7 mesi fa, di scrivere una proposta elaborata nella quale i contribuenti italiani venivano divisi in classi e per ciascuno si diceva quanto sarebbe utile e giusto far pagare di patrimoniale. Quindi, per così dire, hanno dato l'assist alla ragioneria generale per farcela pagare. Quindi, per questo ti dico, la risposta alla tua domanda, che secondo me è giusta, è una revisione molto spietata del federalismo a chiacchiere. Io mi auguro che chi è autonomista e chi continuerà a votare, magari la Lega di Maroni, che vi segnalo sta risalendo nei sondaggi, faccia un ragionamento di questo tipo. Per questo io personalmente dico a Maroni: pianta di dire secessione, parla di macroregione di nord e poi vediamo eccetera eccetera che cosa succede, perché quella è una chiave su cui riflettere. Poi dice, la domanda è: vabbè, ci hai disegnato 2 scenari, gli elicotteri del fondo e la patrimoniale del governo, diciamo così, cattolici più sinistra, ma qual è l'alternativa? L'alternativa è quella di radicare un nocciolo di rappresentanza parlamentare a chi propone una strada come la nostra, a nome auspicabilmente di grandi pezzi di impresa italiana, artigiani, commercianti, società civile, per dire che l'alternativa al governo della patrimoniale c'è ed è possibile. Che il PD ci deve pensare 1000 volte, nella sua parte più ragionevole, ci sarà una parte più ragionevole del PD, perché se Renzi resta dove sta, comunque gli eletti di Renzi ci saranno, per pensare che bisogna evitare questo disastro all'Italia. Se non c'è questo pezzo di rappresentanza in Parlamento,
non c'è nessuna chance che si eviti uno di quei due scenari là, allo stato attuale, secondo me. E devo dirvi la verità, la cosa che mi preoccupa in queste ultime settimane è che inizio a sentire anche fior di imprenditori che iniziano a dirmi: ma sai che c'è, caro Oscar, caro Michele, caro Luigi, caro Sandro, caro Flavio e caro Ariano, ma forse l'Italia è meglio che ci passi per una bella botta alla Argentina. Alcuni vi dicono che tutto sommato c'è un'altra sala, ma non paghiamoli i debiti, no, facciamo come l'Argentina. Si dimenticano di dirvi che cosa questo significhi, ovviamente. Cioè, significa che non pagare i debiti è un'illusione. Cioè, i debiti, sia pubblici che privati, se pensate che sia mai esistita una strada per non pagarli nella vita e farla franca, è una stupidaggine, chiunque ve la racconti. Si tratti di Paul Barnard o si tratti di Grillo, è una stupidaggine. Nel senso che l'Argentina, quando fece saltare il rapporto di cambio tra pesos e dollaro, e l'Argentina ha risorse in materie prime, che noi non abbiamo, per essere chiari, si sobbarcò per 4 annetti buoni al seguente spettacolo. Chi era povero si trovò ancora molto più povero. Chi era ricco, ed era pieno di ricchi in Argentina, non trovava per strada a chi vendere le automobili e le pellicce. E quindi vendeva le mogli e le figli. Scusate, ma chiedete agli amici se li avete, o a imprenditori, se, che vi raccontino che cosa è avvenuto in Argentina. Dobbiamo immaginare che questa sia la strada da percorrere? Io francamente penso di no, con tutto il rispetto. Allora, la differenza sta in che cosa sceglierete. Se ci consentirete di esserci a quelle elezioni e con chi noi riusciremo a rappresentare queste idee. Devo dirvi la verità, per essere onesti, io mi prendo sempre la colpa di dire che dovevo decidermi un anno prima. Sarebbe stato diverso. Mi sono illuso che dall'interno dei vecchi partiti ci fosse gente capace di ragionare su dove diavolo ci stavano portando. Mi sono illuso, è vero. E mi sono illuso anche però su una seconda cosa, e mi dispiace che non ci sia Emma qua, perché questa non riguarda lei, che infatti è venuta qua apposta stasera, e che anche lei ha rifiutato la firma all'appello di Montezemolo. E io ti devo rendere grazie di questo, perché ha reso evidente che c'è un pezzo anche di grande impresa che ha le idee chiare e ha detto ai giornali, ha ripetuto: non l'ho firmato perché mancano impegni chiari. Ma detto questo, ci sono anche fior di ambienti imprenditoriali, finanziari, che ci hanno detto per un anno e mezzo: aspettate, vedete, poi quando vi muoverete vedrete. Sono fiero di dirvi che invece noi siamo nudi e puri come un bambino appena nato, non siamo di nessuno perché i soldi non ce li ha dati fino a questo momento, se non gli iscritti aderenti, e anzi io ancora oggi sono uno dei maggiori contributori, il che capisce, mi fa capire che non è che andiamo molto lontano, perché le mie finanze sono purtroppo molto limitate e per di più mia moglie, insomma, ha dei seri motivi per protestare rispetto a come sto azzerando i miei redditi. Allora, la vera risposta è questa, mi ripeto, pensateci voi, perché noi più che fare così, la vitaccia che facciamo, spiegarvi che le nostre idee non sono esaustive, dateci le vostre, partecipate, mandatecele, perché in questo il meccanismo è aperto e trasparente. Sapete qual è la differenza? Che noi non abbiamo uno che vi organizza i meetup e vi leverà la parola, per essere chiari, sapete di che cosa sto parlando. Noi non ce l'abbiamo, quindi siete un po' più liberi anche di mandarci a quel paese, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un dibattito interno, vi assicuro, molto vivo, cioè molto, molto, molto vivo. Cioè, c'è anche chi dice, per esempio, che io sono troppo aperto a costruire le alleanze, cioè, quindi figuratevi, non c'è nessun problema da questo punto di vista. La domanda, ma voi, lei dice di vendere, ma chi compra se nessuno ha i soldi? Allora, aspetti, in Italia nessuno ha i soldi. In Italia il mondo è pieno di oceanica liquidità alla ricerca di impieghi. Sa perché mi piace la sua domanda? Perché la sua domanda ripropone una delle classiche cose che vengono sempre ripetute dai gran commi di Stato, che dicono: questo di vendere gli asset dello Stato è una palla, è impossibile, chiunque la racconti sa che non è possibile. Sa perché vi raccontano che non è possibile? Quando portammo sotto Tremonti le proposte elaborate da grandi banche d'affari italiane, internazionali, per dire iniziamo a dismetterlo il debito pubblico invece che picchiare in testa nelle tasche degli italiani, regolarmente in ragioneria siamo stati respinti dicendo: cari ragazzi che avete studiato in America, la vostra è un'impostazione sbagliata. Gli asset dello Stato non vanno ceduti perché il debito pubblico può essere continuato
a rinnovarsi solo attraverso la loro garanzia, quindi non vanno toccati. Quando noi facevamo la domanda, ma bisogna farlo scendere il debito pubblico? La risposta era sempre invariabilmente, quando dovrà scendere davvero ci rivolgeremo agli italiani, cioè la patrimoniale. Questo è il motivo per cui le dicono che nessuno li può comprare. Dall'estero, per rendere credibile la discesa di 25 punti di PIL del debito pubblico in 5 anni, concessioni pubbliche, a cominciare dai mattoni, perché ci creda al mondo, deve essere fatto con una modalità precisa. Cioè bisogna avviare la procedura facendola gestire da un veicolo di mercato, non pubblico, non Cassa Depositi e Prestiti, scegliendo che a gestire il processo siano privati, italiani o internazionali, si fa una bella gara d'asta, le posso garantire che verrebbero in fila a mettersi per gestire un'operazione di queste proporzioni. Dopodiché, comprano fondi esteri? Sì, e che problema c'è? Perché le direbbero svendiamo l'Italia. No, noi non stiamo svendendo l'Italia. Perché se lei crede che i mattoni pubblici siano suoi, come le raccontano, io le chiedo, mi esibisca il titolo proprietario per cui domani va nel palazzo della provincia e ci va a vivere. Siccome non la fanno vivere lì, non sono suoi. È una palla assoluta che siano suoi. Non è così. Aggiungo, ma se noi vendiamo un bel po' di miliardi di mattoni pubblici liberi non significa monumenti, il Colosseo, i parchi nazionali, non c'è niente di tutto questo. Nei 480 miliardi, stima che trovate nella pagina attivo patrimoniale dello Stato, portale tesoro, quindi non è che le abbiamo fatti noi quelle cifre. Se andate lì, trovate quella stima che risale a settembre del 2011, quei mattoni liberi, appunto, stanno nei centri delle città, perché lo Stato non si nega niente, no? Non è che lo Stato gli uffici ce l'ha nelle periferie, nelle periferie ci va chi di noi, purtroppo, si sogna oramai di comprarsi una casa nelle periferie, lo Stato sta in centro, come ovvio. Domanda, ma se noi vendiamo quella roba, facciamo scendere i prezzi immobiliari? Scusate, certo che sì. Questa palla, altra palla che vi racconto, perché noi siamo per il mercato, ma siamo per il mercato trasparente. Cioè, chi si batte per il mercato? Si batte per la simmetria delle informazioni del mercato. Chi ama il mercato pensa che il mercato sia per chi ha meno, non per preservare chi ha più informazioni o patrimonio. La grande forza del mercato è quella. I prezzi immobiliari che vi raccontano sempre in Italia, per fortuna vostra non scendono mai, sono una classica artificio di un mercato che non funziona. Siamo l'unico paese al mondo in cui quando il prodotto e il reddito scende o i prezzi o vanno su o non scendono. Perché? Perché sono truccati, come ovvio. Domanda, basta andare al centro delle grandi città italiane a vedere quanti cartelli vendesi ci sono negli ultimi anni di gente che purtroppo deve liquidare perché ha bisogno di patrimonio, perché magari ha finito il patrimonio da scontare in banca se è una piccola impresa, o magari c'è un figlio che sta male, una moglie da operare e così via, e dice cacchio, mi dicono che i prezzi delle unità immobiliari sono rimasti altissimi, proviamo a venderli. Lo trova un compratore? No. Allora, il prezzo vero è quello che fa incrociare il compratore e il venditore. Quando c'è un venditore che chiede il prezzo e non c'è il compratore, vuol dire che il prezzo è falso. E infatti, sapete perché è falso il prezzo dell'unità immobiliare da decenni nel nostro paese? Perché viene rilevato da alcuni pochi osservatori che lavorano al soldo dei fondi immobiliari e delle banche, il cui unico interesse nei propri attivi patrimoniali è che i mattoni abbiano sempre solo il segno più. No? Come è evidente. Allora, se noi li vendiamo a un bel po' di fondi stranieri nel centro delle città e facciamo anche un po' scendere il prezzo, vorrà dire che un po' di voi, se devono vendere, troveranno finalmente compratori a prezzi trasparenti. Guardate che così si smontano le palle dello Stato che dice sempre che quello che è suo non si tocca e quello che è nostro invece è suo. Questo è il punto di fondo. Noi viviamo in un paese che ha realizzato una legge che in Unione Sovietica non c'è più da quando è caduta. Noi viviamo in un paese bresneviano da questo punto di vista. Lo Stato ci ha abituato a stare muti e zitti di fronte a cose che in nessun paese occidentale vengono consumate. In nessun paese occidentale capita quello che capita da noi. Lo Stato che dice a lei che i suoi mattoni non si toccano è lo stesso Stato che in decreto legge a luglio si è abbattuto per decreto le pigioni che paga ai proprietari immobiliari privati del 15%, mentre a lei ha tagliato le deduzioni e detrazioni sui mutui. E noi siamo abituati a considerare questa roba legittima. Cacchio, se si taglia per decreto gli affitti del 15% è uno Stato che risparmia. No, è uno Stato che ruba, perché abbatte il valore reddituale
della rendita al proprietario privato e gli abbatte anche il valore patrimoniale, visto che abbatte la rendita, la sua unità immobiliare. No, questo è quello che noi ci siamo abituati a considerare legittimo da parte dello Stato. Quindi la vera risposta è che bisogna riappropriarci di questa elementare idea di ciò che in un paese democratico davvero lo Stato deve essere. Lo Stato non deve essere spreco di risorse. Lo Stato non deve essere i sindacalisti che non pagano i contributi o quello che vi ho detto prima delle retribuzioni pubbliche. Non c'entra niente con l'idea di uno Stato che dia risposta a chi ha meno. La risposta che ha meno è una scuola che funzioni da ascensore sociale, una sanità che non sprechi soldi. Lo sapete di quanto sono aumentate le forniture sanitarie nei 5 anni 2002-2007? Sono aumentate del 50%. Del 50%. In quei 5 anni non ci sono state epidemie di peste, tifo, eccetera, eccetera. Sono aumentate per questa roba qua, capite? Ecco, allora, questa roba qui, noi siamo convinti che bisogna finalmente non essere più rassegnati. Bisogna che la smettiamo di considerare un destino, quello di essere sudditi. Questa è la verità. E perdonate, io capisco chi dice la scopa, ma voglio tornarci in maniera martellante su questo punto. La scopa che si limita a dire via e dà risposte che fanno arrivare ancora più deflazione è una finta via d'uscita. Finta via d'uscita. Perché in questo paese, oltre all'errore di delegare, che spesso le classi dirigenti hanno fatto, lo hanno fatto con il fascismo, lo hanno fatto di fronte ai limiti dell'Italia giolittiana, lo hanno fatto di fronte allo Stato della Prima Repubblica quando diventava Stato dei partiti ladri, invece che Repubblica per tutti. Questo continuare a delegare, lo hanno fatto con la scelta della democrazia carismatica. Ma sì, lui sa tutto, che pensi mi, eccetera, eccetera. Oltre a questo primo errore, che purtroppo è ricorrente nella storia italiana, ce n'è un secondo. Quello della tendenza all'esplosione della protesta lazzaronesca. Il cardinale Ruffo. È un'altra costante della storia di un paese che purtroppo è arrivato all'unità e allo Stato moderno troppo tardi rispetto agli altri, che quindi vive tra queste due eterne illusioni, il delegare e poi fare dei falò, invece che delle vere e proprie rivoluzioni liberali. Allora c'è chi dice, vabbè, ma allora facciamo la rivoluzione di Cromwell, pugniamo la spada. No, a me non piacciono le rivoluzioni militari, a me piacciono, scelgo la rivoluzione del 1688, la Glorious Revolution, se devo dirne una, no? Nella prima ci andarono un po' per le spicce, presero un re e gli tagliarono la testa perché voleva troppe tasse. Non si può fare, ragazzi, scusate se ve lo dico, ma non si può fare. La seconda decisero, siccome il nuovo re era tornato, ancora non ha capito, ce ne scegliamo un altro, lo prendiamo tedesco, così un re tedesco in Gran Bretagna capirà che i contribuenti britannici è meglio rispettarli, perché sennò ce ne prendiamo un altro di un altro paese. Ecco, a me piace quella roba lì. Noi non siamo mai riusciti a sceglierci un monarca che non fosse o assoluto o lazzaronesco. E guardate che tra pochi mesi, di nuovo, la tendenza è o a delegare a monarchi assoluti o a scegliere un simpaticissimo, professionalissimo incrocio tra Brighella e Arlecchino. Vedete un po' voi. A me tocca ringraziarvi perché siete stati di una pazienza assoluta, siete rimasti anche in piedi. Grazie veramente, spero di tornare presto e dateci una mano. Has something.